Salve! Oggi serata verità, boys! Boys! Come va? XVLU, grazie al buon evento a compare per 7 mesi. Thank you. Halo? No, oggi niente Halo. Oggi non guarderemo Halo. In che senso spaziale? Volevo un aggettivo per non chiamarla semplicemente serata verità. Quindi ci ho messo un aggettivo a caso. Semplicemente per quello. Come va, gente? Allora... volevo fare oggi serata verità, sia perché non avevo niente da giocare onestamente, sia perché ci sono delle cose che voglio andare a recuperare. Tipo voglio vedermi proprio bene anche l'annuncio di ieri relativo alla saga di Final Fantasy, che credo sia importante. Vorrei un secondo contarmi meglio. Credo che nella conferenza dell'Xbox Games Extended Showcase abbiano mostrato qualcosa a tema Slime Rancher 2 e volevo controllarlo, quindi penso che lo faremo insieme oggi. Ci sono i bustini adesso da fare. Mi sono persa sta cosa. Final Fantasy 7, sì, 7. Hanno mostrato qualcosa di Final Fantasy 7, non l'ho ben capito cosa sia. Credo sia Crisis Core, e credo abbiano confermato quante parti delle remake ci saranno. Non ho ben capito, ma lo guarderemo dopo in ogni caso. Queste sono le due cose principali. Almeno per quanto riguarda quello che andremo a guardare. Per il resto poi se c'ho qualche altra idea, se abbiamo voglia e tempo si fa. Hai visto i mostri di Sunbreak? Allora, ho giocato non credo che gliene freghi nulla se spoiler sta cosa. Ho giocato la demo di Sunbreak con Fro e Tonks. Ho provato i mostri di quella cosa lì. Ho provato un attimo per letteralmente due cacce, le nuove armi. Molto figo. Mi piacerebbe avere il tempo per giocarlo per bene, ma in Rise sono non ho ancora neanche fatto l'high rank. E il 30 giugno esce contemporaneamente anche Cuphead, quindi sarà un pochino un casino, ma non importa. Con un PC sottovalutato giocato, sottolivellato giocato? No, era la demo. Omori oggi esce su console e ci saranno nuovi contenuti, lo potrai? Omori c'è in italiano? No, vero. Non mi sembrava. No. Sarà tremendo portare un JRPG tutto in inglese. Potrà mai The Stanley Parable? Lo voglio di sicuro portare, sì. Perché avevo giocato appunto The Stanley Parable, l'originale, non la versione deluxe, nel 2013-2014 quando era uscito. Vorrei vedere la versione deluxe, cosa hanno aggiunto e cosa hanno cambiato. Enigma, grazie per interrompere per 9 mesi, la prima di oro. Sera Gravier, che ne dici? Fare Marbles questi giorni, dato che non c'è molto da portarei. Allora, Sni, penso che farò Marbles quando avrò levato un po' delle cose che avevo promesso dalla checklist, perché ce ne sono ancora molte che non ho fatto proprio perché c'è stato un periodo di impegno gigantesco. Adesso finalmente si sta calmando, posso finalmente fare quella roba lì. Infatti sto pensando a quando organizzare 18 ore, sto pensando a quando fare il set Lego, sto pensando a come cazzo mettermi il costume che mi ha dato Psicognomo, perché adesso fanno 30 gradi, quindi non credo sia una buona idea, ma ci penserò comunque, e anche altre cose. Adesso sto organizzando comunque. Su PC c'è la patch italiana di Omori, che comunque non sarebbe male. Non sarebbe male. Sembra che il live cap è di YouTube. È un casino. Non so se c'è del tempo comunque. Dovrei comunque prima raggiungere la fine della rank, cosa che non ho ancora fatto, quindi non so se c'è del tempo. Ma qualche fiera ogni tanto sono stato al Cagliari. No. Sì, Cagliari. Giocomics, ecco. Il Giocomics è a giugno ormai? Fine maggio, inizio giugno. Dammi tempo.
Quindi prima o dopo il compro tutto il menù di un fast food. Il bello è che ho detto al DJ: ti ricordi che avevamo detto che dovevamo fare sta cosa? E lui mi ha risposto: boia, un'idea di merda. Si vede che te l'ho consigliata io. Ho detto sì. Proprio un'idea di merda. Concordo appieno. Ah, dimenticavo. Persona 3 e 4 verranno tradotti in italiano. Porti pure quelli? Sì. Sto detto qualcosa riguardo, controllo. Hanno detto che li traducono? PogChamp? Sarebbe bella come cosa. Non vi dico che li porterò subito, ma vorrei di sicuro giocarli a quel punto. Tutti e tre i titoli saranno relocalizzati in lingua italiana. Dice così. Vabbè, Persona 5 è già localizzato, quindi non serve, però. Dicono che lo sanno tutti. Pretty good. Connor Human, grazie al momento per 9 mesi, prima di oro. Je suis fa. Non so se viene. Ma una serie come quella del DLC di Cuphead, che sarebbe corta, la potresti sul primo canale, non sul secondo, giusto? Sì, sì. Se è una cosa, diciamo, sotto i 10 video, direi da primo canale al 100%. Se è una cosa da 80 video, va sul secondo. Purtroppo. È un po' tanto. E dipende anche come lo porto a livello di editing del video. Dipende anche da quello. In caso di Persona sul secondo canale, giusto? Penso di sì, non credo che li vorrei giocare in live, perché molto facile spoiler e non credo che i JRPG siano molto adatti a portarli in live. Credo. Uscirà a luglio Xenoblade Chronicles 3. Probabilmente Nintendo me lo invia, quindi vorrei provarlo almeno insieme. Di sicuro non ci potrò una serie, perché non ho giocato il primo, non ho finito il secondo e non ho troppissimo interesse per il terzo. Però vorrei comunque provarlo per vedere che cazzo hanno tirato fuori. Monolith sono... Monolith? Monolith. È Monolith, vero? Monolith Soft, sì, ok. Monolith Soft sono molto bravi, quindi vorrei comunque controllare e vedere cosa hanno tirato fuori. E soprattutto è un gioco da 70 ore. Sì, sì, va bene. Io credo in Xenoblade Chronicles 2 di averci speso... credo 80 ore, adesso non mi ricordo. E non l'avevo finito, quindi... beh. Potrebbe anche essere di più, comunque i JRPG sono lunghi. Per la storia di Xenoblade 3 di sicuro almeno il secondo deve aver finito. Mi dà anche a me quell'impressione, perché avevo visto che c'era un personaggio molto simile a Nia. Non sono sicuro che si chiamasse così. Penso però di sì. Vedrò. Potrai mai Cuphead? Ho portato tutto il gioco sul canale, approfittando anche delle DLC che sta uscendo. Giocherò delle DLC sul canale. Sì. Ci sono video vecchi, però ci sono sul canale. I JRPG sono lunghi perché ci sono troppi dialoghi che ti tritano le palle. No, in Persona 5 non è così. Però la maggior parte si concordo. Molti purtroppo c'hanno questo problema qui. Atane, ragazzi, al momento per 2 mesi prima di legno. Thank you. Grazie. Siamo 30 ore abbastanza sul mondo dell'1. Comunque non ho giocato l'1. Non aiuta comunque. Non aiuta comunque. Quando facciamo un remake come serie di Dark Souls 2 e Dark Souls 3? Un remake? Quando facciamo noi? Quando esce un remake di quei giochi? O cosa intendi? Tra l'altro, ditemi se concordate con me o meno, o qual è la vostra opinione in generale. Secondo voi sono meglio i boss di Dark Souls 3 o di Elden Ring? Perché a livello di boss secondo me Sekiro è il migliore, perché c'ha dei boss incredibili. Sekiro, non mettiamo Sekiro in mezzo perché Sekiro vince. Tra Dark Souls 3 e Elden Ring comunque sono simili come giochi. Quale preferite? In Elden Ring i principali sono Godric e Maghi. Siamo un po' esagerato. Nessuno dei due perché non li ho giocati. Ciaddissimo.
il Sigma. Non ho un'opinione. Punto. Dark Souls 3. Vedo maggior parte Dark Souls 3. Io concordo in questo caso qua. Ho preferito di sicuro Dark Souls 3. Bloodborne sono belli, ma comunque anche lì è diverso proprio anche la filosofia di come sono fatti. Quindi non metterei mai. Per questo che ho fatto in modo specifico il paragone tra Dark Souls 3 ed Elden Ring, perché sono due giochi molto simili. Stesso engine, stesso combat system, stessa roba. Per la maggior parte. Ovviamente. Mi sono piaciuti molti post di Elden Ring, ma preferisco quelli di Dark Souls 3. Ci sta. Penso anch'io sia così. Per me quelli di Dark Souls 3 sono ancora tra i più fighi. A livello di impatto visivo, dopo potremmo fare una tier list di Elden Ring, forse, dei boss di Elden Ring. Ci sarà di sicuro, che cazzo mi domando. Perché a livello di impatto estetico, secondo me, molti di quelli di Elden Ring sono più belli rispetto a quelli di Dark Souls 3. Ma a livello di gameplay, Dark Souls 3, secondo me. Da uno che non li ha mai giocati, grave, qual è attualmente il miglior titolo From? Sekiro. Di abbastanza, anche. Secondo me, di gran lunga, è il loro gioco più figo. C'ha davvero pochi problemi, per me, come titolo, Sekiro. A differenza di un Elden Ring che c'ha evidenti problemi, un Dark Souls 3 comunque c'ha i suoi problemi. Tipo che non hanno attivato la poise in Dark Souls 3, una cosa che ancora oggi non hanno mai attivato, quindi non importa, va bene, va benissimo così. Direi Sekiro comunque. Allora, chi è che aveva chiesto le bustine? Devo aprire la pagina. Io sto giocando a Dark Souls seguendo la tua serie su YouTube. Dark Souls 1 era molto comunque alle origini dei giochi di From, quindi era ancora molto acerbo secondo me come titolo. Per quanto avesse ancora adesso secondo me cose migliori rispetto a anche molti titoli futuri. Tipo la mappa interconnessa di Dark Souls 1 è la migliore. Tecnicamente Elden Ring è meglio, ma sono due generi diversi, quindi non è una buona idea secondo me paragonarli. Riccardo Camarot e Manu. Ok, sono le bustine di Riccardo Camarot e Manu. So che abbiamo già visto alcuni video di Gura, potremmo guardare quello in cui Sabaku prova Minecraft, è surreale. No, vorrei guardare altro oggi, personalmente. Lo guarderò di mio nel caso. Ma che bello Palkia versione centauro. Che non ha le braccia. Dark Souls 1 se lo giochi ora non è una tragedia. Sì, assolutamente, non dico che sia invecchiato male. Di sicuro è invecchiato male rispetto a Demon's Souls, dove Demon's Souls basta che fai un roll giù da un gradino di mezzo metro e rolli a mezz'aria per 3 metri in una direzione e poi a un certo punto si attiva la gravità e dici: oh, giusto, sto cadendo, inizia a cadere. Quello è invecchiato di sicuro peggio, però. Anche lì era tempi diversi. Adesso si è aperto abbastanza bene. Peccato che su Dark Souls 1 è ancora bloccato online. È ancora bloccato online? Togetic! Sono andato l'altro giorno a il bellissimo funzionamento del mio cervello. Ho visto Togetic, cosa ho pensato. L'altro giorno sono andato a Alessio Lunga per fare la spesa, perché dovevo andare a comprare da mangiare. E mentre passavo, se non sbaglio, dalla sezione comunque tipo dei biscotti, perché volevo prendermi dei pan di stelle, perché sono buoni e tanto me li mangio, avevo visto i Togo. Ecco, si collega a Togetic. E mi sono detto: ah, è da un sacco che non mangi Togo. Mi ricordo di li mangiati da piccolo, però poi non l'ho più mangiati. E poi ho pensato: ah già, in camera a caffè c'era il personaggio che diceva sempre Togo. Chissà perché aveva quel modo di dire. Una cosa regionale oppure semplicemente c'era qualcosa di strano. Questo è quello che mi ha fatto pensare a Togetic. Logico, no? Silvano, sì. Lui. Boh, che figo! Minchia, fighissimo! No, era per farlo sfigato. Ok. Però è memorabile, l'hanno fatto bene comunque come personaggio. Ma che figo, porca vacca. Molto bello. Te ci stai? Mi dispiace molto che secondo me Ursaluna potrebbe essere davvero un Pokémon bello, ma è soltanto un me, secondo me, in fin dei conti. Carbink molto carino, mi piace come stile questo qua. Non mi fa mai troppo impazzire il bordo bianco, però mi piace comunque i colori e tutto il resto. Bronzong. E non c'è altro. Bronzong, dove cazzo è? È in un campo
disegnato in modo molto surreale, però figo. Buronzongo! Esatto, lui. Vale 3 punti? No, non credo che Buronzongo paga 3 punti. Giusto, di chi è questo pacchetto qua? Riccardo. Ah, di Riccardo Camarot. Letto il capitolo di One Piece? Sì, ma non ne parliamo perché non voglio fare spoiler. Per me di cose a tema One Piece si può parlare tipo di... di roba di 5 anni fa se l'arco narrativo è concluso. Quindi diciamo che 5 anni fa c'era l'arco narrativo di Whole Cake Island, ma non è ancora finito, quindi non parlerei neanche di quello. Parlerei al massimo tipo di Zoro e Dressrosa. È passato abbastanza tempo che di quelli si può parlare tranquillamente, secondo me. Acqua! Niente. Camera Caffè è un'adattazione della serie francese. Sì, lo so. Quello lo so. Mi era capitato di vederlo. No spoiler, sto per arrivare ad Alabasta, mi chiamano. Lì però sono cacchi tuoi, perché stiamo parlando di 20 anni fa, comunque. 3 punti, ma sempre 3 punti. Sono meno carte da un punto che carte da 3 punti. Che succede? Strano, ma va bene. Non mi lamento. Acqua di questa espansione qua, credo sia in Teleon, probabilmente. Iniziato 2 settimane fa, dove iniziare prima. Scusa, ti chiami AleGamer64. È dal 1964 che hai tempo di leggerlo. Su via. Pah! Intellion, sì. È Intellion. Non so se lo ce l'abbiamo già, però. Forse è un doppione del primo album. Però c'è diverse carte di Intellion VMAX, quindi non ne sono sicuro. Potrebbe essere quella di un'altra espansione. Dovrei controllare. Però è ruvido. Quindi è 3 punti. Fai vedere il pattern. Il pattern italiano è... non lo so, perché... in quello giapponese si vede molto di più anche da molto di più il senso del 3D sul Pokémon stesso. Qua è molto più vortice dello sfondo. Che ci sta? Però. Credo che stia finendo. Sì, ne ho ancora 2. No. Sistemerà mai quel buco con i noodles? È troppo piccolo per sistemarlo con i noodles. Non so se vedete quanto sia piccolo. È molto più piccolo della mia unghia. Proprio un pallino minuscolo. Se facessi così con il pennarello, verrebbe un segno più grande, probabilmente. Proprio una cosa minuscola. L'oro di bianco. Fuck. Ok. Non ho il bianco. Non ho il bianco. Cambia tavolo. No. Ma sapevi che in realtà la categoria Pokémon Trading Card Game si riferisce al gioco per Game Boy delle carte Pokémon, tra l'altro spin-off incredibile? Non lo sapevo. In ogni caso è Psicognomo che la cambia, quindi se ha sbagliato fino adesso, ha sbagliato lui, non io. Una bella calligrafia. Scrivo decentemente io quando c'ho voglia. Se vedete i miei appunti del ring, alcune volte sono molto... io scrivo veloce perché sto tipo scrivendo da un'ora e c'ho la mano che sta rintrappendo. Acqua! Ecco. In ogni caso io copio quello che fanno gli altri streamer, quindi è colpa di Sedonia. Ok. È colpa di Sedonia nel caso. Diti Sedonia che è colpa sua nel caso. Questa evoluzione di terre, ci può essere roba figa in evoluzione di terre. Io sto ancora sperando di trovare il Lifion, tecnicamente. Neko Renji Akuma. Grazie al bonetto per la prima volta. Thank you. Grazie. Oh, veloci oggi. Ed è un punto incredibile. Mano, hai avuto un sacco di foto e hai trovato una carta da un punto. Ce ne sono pochissime nell'album fino adesso. Drago. Potrebbe essere Rayquaza. Il grattacielo, di cui adesso non mi ricordo il nome. Oh, Tradigon. Rayquaza. Duraludon si chiama, ecco. Rayquaza. Rayquaza che è chiaramente un fan di Naruto, perché c'ha il Rasengan in mano e quindi è impegnato con quello. Ricorda che devi allenare per il Pong in Smash. Ehi, sono allenatissimo. Non vedi come mi sto allenando bene? Non vedi?
Regolamento bustine community. Cosa significa regolamento bustine community? La gestione figa. Sì, secondo, tra tutte le V, secondo me è una delle migliori. Perché è anche giocata, quindi credo valesse qualcosa. Ed è Rayquaza, non ti piace Rayquaza, quindi automaticamente sale di valore. Non è ovviamente Rayquaza, VMAX, Alternative, Full Art, che cazzo che è, però. Se la troviamo ai 200 euro, quindi. Sarebbe male. Scrivo Manu. Manu 505, perché potrebbero esserci diversi in Manu. Quindi non mi fido. Scrivo Manu così. No! 4 punti today. Ancora nessuna carta da 5 punti. Ancora neanche una. Siamo a 39 e comunque nessuna carta da 5 punti. Assurdo. Strano. Domanda. Col fatto che adesso Fulgas diventerà gratis, faremo una live in cui si gioca tutti insieme? Volentieri, sì. Io l'avevo detto, mi piacerebbe comunque organizzare in modo che si possa tutto fare insieme. Con tutta la chat, tutte le persone che possono partecipare, facendo sapere in anticipo, dicendo: uè, scaricate il gioco così si può organizzare un battle royale su Fall Guys tutti insieme. Un battle royale della community, sarebbe figo. La scorsa volta ci abbiamo provato, eravamo in 10 massimo perché nessuno ci stava giocando. E tutti quelli che ci giocavano l'hanno disinstallato, chiaramente. Normale. Esce martedì. Esce anche per Switch martedì, giusto? È crossplay tra tutte le piattaforme? No, me la ricordo, dai, dove esce, non ti preoccupare. C'è crossplay? Tutte le piattaforme, nice. Ottimo. Quindi si può giocare tra PC, PlayStation e anche Switch. E anche Xbox, sì. Però conosco la mia community, non credo che qua nessuno abbia Xbox, purtroppo. Mi ricordo il sondaggio che avevamo fatto, eh. Il fan medio di Gravier, me lo ricordo. Qua nessuno c'era una cazzo di Xbox. Probabilmente adesso con Xbox Series S e Series X c'è più gente. Di sicuro adesso pian piano più persone la ottengono. La ottengono, la comprano. Perché è buona affare comunque con il Game Pass e tutto. Domanda, potrei poco scalate vento sul primo canale o sul secondo? Non lo so, ancora ce l'ho pensato onestamente. Non lo so. Oggi è stato un errore di prezzo, la Xbox S era passata da 2,99 a 29. 15 secondi era finita. Io avevo visto anche che mi avevano passato i ragazzi del Poggen che era stato listato in modo sbagliato. Sì. Tekken 2. Era stato listato a 9.999 euro. Credo abbiano messo la virgola nel punto sbagliato. Perché mi sembra un po' tanto per Tekken 2. Era un po' altino. Worth it. Infatti ho risposto, cazzo, ne affare, vado subito. È il momento. Questo è il buon momento per iniziare ad allenarsi. Mi sa che nessuno l'ha comprato. No, quello lì non credo che molta gente sia messa a comprarlo, probabilmente. Secondo te quando potrebbe uscire Nintendo Direct? Se non sbaglio, ci sono rumor che dicono, cioè solitamente Nintendo Direct dovrebbe essere stata questa settimana. E solitamente Nintendo Direct sono tra martedì e giovedì. Martedì, mercoledì o giovedì, tendenzialmente. Questa settimana non c'è stata. Si ipotizza che sia il 29 adesso, perché c'è stato un leak, è un rumor, che sia verso fine mese, quindi il 29 o il 28 forse, ma si dice il 29 tecnicamente. Ci sta, secondo me. Se non fanno la Nintendo Direct è una pessima mossa da parte di Nintendo, secondo me. Perché non ne traggono vantaggio. Secondo me hanno imparato anche dopo l'anno in cui non hanno mai fatto una singola Nintendo Direct, che non è una cosa positiva avere zero Nintendo Direct. E forse quella lì sarà la Nintendo Direct in cui possiamo finalmente vedere qualcosina di Breath of the Wild 2, si spera, cazzo. E qualche data confermata, si spera, anche tipo Bayonetta 3 o Metroid Prime 4. Maybe. Adesso secondo me Metroid Prime 4 è sul maybe. Potrebbe essere che ci mostrino qualcosa finalmente. A meno che non cancellino di nuovo tutto e chi se ne frega. Non lo so.
Non credo. Quando esce Cuphead DLC. Sì, si scrive proprio così Cuphead. Penso che facciano una direct. Sì, si fanno una direct il giorno prima. È apposta per anche annunciare e dire comprate il DLC domani. Classica cosa. E si spera che ci dicano la data di Silksong. Maybe. A questo punto qua è comparso durante la conferenza Xbox, che ha competente illogico poter compare anche durante la conferenza Nintendo. Io credo che dovremmo aspettare come minimo Game Awards per vedere qualcosa di Battle Royale 2. Non credo. Nintendo non mostra mai un cazzo di Game Awards, quindi non penso. Credo che il più grande annuncio che abbia mai fatto Nintendo Game Awards è Joker di Persona 5 su Smash. E poi non hanno fatto nient'altro per i 3 anni successivi, quindi non mi fiderei molto che non annuncino lì. Vista Final Fantasy 7 Remake Part 2. Allora, guardiamoci prima la conferenza di Final Fantasy. La trovo sul canale Square? Dove la trovo? Perché volevo guardarmela tutta, se possibile. Questa? Squex Presents? È questo il loro canale ufficiale? Non ho idea. Qua, trovata. 15 minuti, non è tanto. Il giusto per vedere cosa ci hanno annunciato. Ah, questa volta non l'avevo neanche sentita annunciare. Non avevo visto che era stata programmata né nulla. Non che mi interessasse troppo a seguirla, perché dopo le conferenze orripilanti che ha fatto Square Enix e non il troppo interesse in tutti ciò che hanno fatto, non è che ci avessi un grandissimo interesse per guardarla, però visto che c'è qualcosa di carino, perché no, guardiamocela. 14 minuti, celebrazione del 25esimo anniversario di Final Fantasy V. Andiamo. Qua c'è un po' di roba, sì, ho sentito. Gameplay footage captured on various platforms, certo. Io non so quasi nulla. Cioè, so che ci sono degli annunci, ma non so tipo ci sono quali, onestamente. So qualcosa a tema Crisis Core. Se tutto lo so. Cosa c'è scritto qua? Advent Children? Before Crisis Final Fantasy 7. Ok. Tutti i giochi. Crisis Core. Ok. Sì, Final Fantasy 7, non ce n'è bisogno. Lo sappiamo. Pensavo che era Dirge of Cerberus. Non so come si chiama. Non l'ho letto lì. Tutto quello che io so di Zack è stato basato su Kingdom Hearts Birth by Sleep, quindi non credo di sapere molto su Zack. Sì, gli Arthur sono sempre molto belli. Non so se fosse Nomura. Cloud, let us defy destiny together. I'm gonna drop plate number 7. You're gonna do what? Yep, no more. What the? È lui quello che disegna tutto ormai. This will be a memory to cherish for the rest of your lives. What have you done? DLC di merda. We deserve what's coming to us. Yeah, but I'm not your sister. Now, let the hunt begin. Surrender to the darkness. Embrace it. This is just wrong.
Rain. Sì, lo conosciamo. Esce su Steam. Non ce l'ho detto questo e basta. Oggi. Minasan konnichiwa. Final Fantasy 7 25周年 放送. Final Fantasy 7 25th Anniversary Celebration の案内役を務めます北瀬義則です。この放送では FF7 に関連した様々な情報をお届けしていきます。短い時間ではありますが、皆様にお伝えしたい最新情報がたくさんありますので、ぜひ最後までお付き合いください。最初にご覧いただいたのはファイナルファンタジー7リメイクインターグレードの Steam 版の配信決定のお知らせでした。スティーブンユーザーの皆さん、お待たせいたしました。ついにこの日がやってまいりました。プレイステーション4版ファイナルファンタジー7リメイクはおかげさまで皆様に大変高い評価をいただきました。昨年はプレイステーション5版、そして PC 向けにはファイナルファンタジー7リメイクインターグレードをエピックゲームズストアで発売いたしました。ああ、エピックゲームズ。この度 Steam でリリースすることで、okay. さらに多くのプレイヤーの皆さんに楽しんでいただきたいと考えております。またファイナルファンタジー7リメイクインターグレードはすでに一部地域で発売されている Steam Deck にも対応いたします。 Steam Deck なら場所を選ばず気軽に本作をお楽しみいただけます。さて続いては FF7 25周年に関連した情報をご覧ください。Merchandise e musica. Preordine disponibile per un orologio digitale della Buster Storm che cambia colore in base a... Ok. Bella la, molto bella la moto. Molto bella la moto. L'action figure non mi interessa, la moto è molto figa. Nuovi accessori. Ah, fighi anche gli anelli però. Super Tamari, ma figa. Braccialetto. Dove ci metti dentro le pietre. Ok, carino, carino. Compilation della musica, va bene. Spiegate nel perché non ascoltiamo mai le canzoni di Kingdom Hearts o in generale di Square Enix, roba simile. È perché loro vendono la musica fisicamente proprio, la puoi comprare. Quindi sono molto stretti con il copyright per questa ragione qua. Niente action figure di Diva. C'era già una, per esempio. C'è già stata. Non è perché Disney FF7 25周年 fan の皆様と楽しめるよう様々な試みを準備しております。楽しみにお待ちください。それでは FF7 モバイルタイトルの avete sentito l'intervista, scusate se sto fermando un sacco di volte, avete visto l'intervista di Nomura che ha parlato appunto di Kingdom Hearts e cose relative a Kingdom Hearts 4, dove gli hanno fatto la domanda del tipo sei contento quindi che hanno aggiunto Sora e Smash, e la sua risposta è stata ah, sì, ho visto che molte persone erano preoccupate del fatto che fosse Disney quelli che erano preoccupati a far inserire Sora nel gioco. Ma in realtà Disney era sempre stato un sacco a favore. Ero io che ero contrario a farla entrare. Ho detto what the fuck. Perché? Perché potrebbe far casino con la lore del personaggio. What the fuck. Nomura ti droghi. Che significa? Ti droga. Ah, The First Soldier, chi se ne frega. È uno stupido veramente incredibile. Ah sì, la Disney è d'accordo. La Disney è sempre stata a favore. Probabilmente di tutte le IP Disney, posso farlo andare avanti con il volume basso? Di tutte le IP Disney, Kingdom Hearts sono quelle in cui hanno maggior libertà, proprio perché è completamente da parte del mondo giapponese, quindi c'è una cultura completamente differente e di persona la serie strana che è nelle mani di Nomura, quindi è l'unica serie non a caso in cui potete probabilmente vedere seriamente
prendere Topolino per la gola e sbatterlo contro una parete. Qualsiasi altra cosa non lo permetterebbero di farlo, ma in Kingdom Hearts danno libertà patente massima. Quasi. Massima no, però. Se sbaglio era anche lui che aveva detto che era lui che aveva comunque insistito per raggiungere i mondi Disney in Kingdom Hearts 3, non mi ricordo, cose strane. E continua a dire che non vuole inserire i personaggi di Final Fantasy perché sono già troppi personaggi a cui stare dietro. Non posso inserire i personaggi di Final Fantasy. Mettili sul background come hai sempre fatto, che cazzo vuoi? Another possibility for a remake. Cioè? La remastered? Questo è il remake che volevano tutti. Ah, figo un combattimento passa così però. Quindi questo è un remake fedele? C'è il remake pazzo sgravato fuori di testa, Nomura si droga, e il remake fedele? Dico un outfit diverso. Ever Crisis Closed Beta Test per telefono. Una bella. 現在配信中の Final Fantasy 7 The First Soldier の新情報と Final Fantasy 7 Ever Crisis の最新映像をお届けいたしました。続いてはこちらをご覧ください。La collection di tutti i giochi FF7 di Final Fantasy 7 per mobile.きっと喜んでいただける情報になるのではないでしょうか。もちろん私自身も非常に楽しみにしております。Perché non anche per computer? Perché c'è un personaggio chibi? Boy oh boy, the price of freedom is steep. Zach speaking.Making progress, Zach. And Geo. I can cut loose, right? Che miniera incredibile. It's showtime. Okay. Soldier First Class Genesis. A month ago, he went missing. Guys, he's calling me. Mission in Wutai. You know, I've never actually seen you use that. Don't you think it's sort of a waste?Use brings about wear, tear, and rust, and that's a real waste. Non mi sembra però la Final Fantasy 3 Remake. Sembra più semplice. Project G gave birth to the man we know as Genesis. Project G. Project.Genesis. Settle down. Zach the puppy. What do you know? Shit, we're lap dogs! Sembra più un JRPG di Square dei primi anni 2000. È una remastered, non un remake? Un remake fedele? Non lo so. Non sappiamo più come definire queste cose. Hello? Heaven? Not quite.
It's a church. By the way, what is your dream? To become first? Is it? No, to become a hero. Ah, good. Unattainable dreams are the best kind. Embrace your dreams. And whatever happens, protect your honor. As soldier! Come and get it! Reunion. Devo sempre fare me con re qualcosa. Available this winter. Ok. Quindi c'è un nuovo modo per giocare a Crisis Core, poi occuparselo. Che ci sta. Va benissimo. Sate, 次の映像が最後の情報です。Però non mi danno informazioni, cioè mostro nel trailer che c'è molta fuffa e non mi dicono che cazzo sto guardando. Cosa che non so di preciso. Credo che sia appunto un remake di Crisis Core con qualche innovazione grafica ovviamente migliore. Ma non troppo esagerato? Cioè, dicesse qualcosina riguardo, tipo, tra un trailer e l'altro dice questo qua era il remake di un gioco di 20 anni fa. Vi prometto che non lo toccano Nomura, una cosa del genere, va bene? Goran kudasai. Vi giuriamo, Nomura non c'è stato neanche vicino a questo. È già una cosa positiva. What we've done, that's set in stone. The past is forever. But the future, even if it has been written, can be changed. So focus on the future, not the past. Ok, quindi si salva davvero. He wants to finish what he started. Oh, prima immagine del remake 2. His birthright. Non lo sapevo onestamente, non l'avevo sentito questa cosa qua. Sapevo di Crisis Core. Fratto lineare, però. I figured it was too late. Wait. What are you implying? That I died? That I'm some kind of imposter? Ah, quella parola è rovinata. You were here with me 5 years ago. Where are you? What happened to you? I'm trying so hard to find you. Sorry. Feel like I failed you. Final Fantasy 7. Rebirth. Come Binding of Isaac. Available next winter. Sì, ci credo tantissimo. Di sicuro. Final Fantasy VII Remake Project の第2作目にあたる Final Fantasy VII Rebirth を発表させていただきました。現在チーム一丸となって AE 制作中です。そしてリメイクプロジェクトの発表時から複数作にわたって展開することをお伝えしておりましたが、Final Fantasy VII Remake、Final Fantasy VII Rebirth、そしてその先のもう一作の全3部作で完結することをお知らせいたします。まずはファイナルファンタジー7リバースを楽しみにしていただき、ぜひ本プロジェクトの完結までお付き合いいただければと思います。25周年もそれ以降も皆様にお楽しみいただけるようチーム一同尽力してまいります。本日はお付き合いいただきましてありがとうございました。Solo 3? Non era 4 dischi Final Fantasy 7? Non era 4 dischi? No, 3, sono 3? Però mi ricordo che tutto remake parte 1 era stato tipo le prime 6 ore di tutto il primo disco. Però poi c'era anche altro nel primo disco. Era uno solo originale Final Fantasy 7? No, non lo era. Ne sono sicuro non lo fosse. Non so se ce li ho ancora. Mi ricordo che avevo gli 8. Perché sono i dischi di mio fratello. Posso controllare caso mai se ce li ho. Final Fantasy 8, disco 2 di 4. Ok, Final Fantasy 8 sono 4 dischi. Questo ne ho la certezza. No, c'ho soltanto l'8. Non c'ho il 7. Il 7 probabilmente l'aveva prestato a mio fratello. Ci ha giocato e poi niente. L'ho dato indietro. Quindi le pare le persone.
È una nota di ski. So che l'ultima è praticamente solo il dungeon finale. Ok. Mi ricordo una cosa differente. Ok. Però ci può stare comunque tre parti per fare il tutto. Solo che questa parte qua dovrebbe essere la parte più open world, tra virgolette. Dove hai libertà di scegliere dove andare, cosa fare, esplorare un pochino il mondo, se non sbaglio, giusto? È probabile che però, visto che ormai hanno cambiato un pochino la storia, hanno cambiato le idee, per renderlo fattibile comunque una qualità simile a livello grafico e di lambientazioni, lo rendono più lineare, probabilmente. Ci starebbe comunque, secondo me. Tanto ormai è abbastanza differente che non è la fine del mondo, secondo me. Vedremo. In ogni caso, vedremo. Prossimo inverno mi sembra improbabile. Perché non so se avevamo mai detto inizialmente la data del... la prima parte del remake, ma ci ho messo molto più tempo del previsto uscire, quindi non so se fidarmi di prossimo inverno. Vedremo, vedremo. Già con il fatto che non abbiamo data precisa, e comunque anche date precise non significano un cazzo mai nel mondo dei videogiochi, credo che sia 2024 assicurato, vedremo se è 2025. Credo, perché ormai funziona così con le date e tutto. Non credo di potermi fidare in nessun modo. Adesso guardi il nuovo trailer di Monster Hunter Sunbreak. No, Sunbreak non penso per adesso. Onestamente, cioè, giocherò la seconda parte del remake, perché comunque gioca tutta la prima. Mi ha fatto cagare Intergrade, quel DLC lì. Però mi interessa il progetto. Spero che abbiano fatto comunque delle cambiamenti a livello del combat system e del gameplay che me lo rendano più apprezzabile. E non un gioco dove sì, il combat system è figo, ma tutti gli avversari sono delle spugne di danno. E il sistema di combattimento a un certo punto diventa inutile, perché tutti gli elementi diventano completamente inutili. Spero che migliorino qualcosa lì, perché comunque mi interessa il tutto. Sono curioso anche di vedere cosa tirano fuori con il progetto a livello anche di narrativa a questo punto qua, perché visto che vogliono cambiare la storia, vedremo che cazzo succede. Per il resto Crisis Core sembrava figo, onestamente. Mi ispirava anche Crisis Core. Mi dava proprio quell'idea comunque di gioco di Square anni 2000, che è il miglior periodo di Square, quindi... non mi sembrava male. Mentre la storia di tutti i Final Fantasy per telefono mi sembra un po' uno spreco farlo soltanto per telefono. Cioè, ci stava comunque a fare il remake con tutti i giochi, in modo che sia praticamente l'intero universo di Final Fantasy 7 in un singolo posto, anche per PC. Casomai non con i cibi, ma con i modelli per bene. Tanto i modelli per bene ce li hai ormai. Non saprei. Forse quelli sono un po' più da solo. Però a questo punto qua immagino che in futuro riceveremo comunque anche un remake degli altri titoli di Final Fantasy 7. Quindi anche Dirge of Cerberus, come si chiamava, che mi ricordo che quello lì è estremamente edgy come titolo, perché c'è anche come protagonista tipo con le bende rosse. Non mi ricordo il nome. Valen? Non è Valentine, vero? Non ne sono sicuro. Penso che continui. Vincent! Iniziava con la V, ecco come cazzo si chiamava. Valentine è JoJo Part 7. Sì, Dirge of Cerberus ha comunque Never Cries. Certo, perché si include tutto. Include anche. Valentine è cognome. Ah sì? Si chiama Vincent. Vincent va. Sì. Allora ci ho azzeccato. Let's go. Cervello funziona ancora. Ottima conferenza. Secondo me è meglio fare una conferenza del genere rispetto a fare uno Square Enix Presence, dove il 90% di annunci sono fuffa e roba che è già mostrato 40 volte in seguito e di cui non c'è più bisogno di mostrare in nessun modo. E poi c'è un singolo annuncio importante il cui trailer continua a ripetere in continuazione: Chaos, Chaos, Chaos. Meglio così, personalmente. Molto meglio così. Grande miglioramento. Grande miglioramento, secondo me. Allora, adesso però, l'altra cosa che volevo andarmi a recuperare è... Pensi a giocare a Crisis Core, quindi? Dipende, il fatto è che sono comunque JRPG. JRPG sono lunghi e mi viene facilmente la noia. Riesco a giocarmi un JRPG tipo ogni 2 anni, forse è troppo 2 anni, però non riesco a giocarne troppi. Quindi dipende quando esce, se ho voglia. Perché non riesco a giocarne 1000 consecutivi io. Allora, quello che voglio recuperarmi adesso è che l'Xbox, sul canale Xbox c'è il Showcase Extended, che inizialmente non volevo seguire perché appunto la maggior parte è stata un deep dive riguardante titoli già annunciati, dove facevano sapere più informazioni a riguardo, mostravano più cose a riguardo e basta per la maggior parte. Però per quanto
è stato comunque così. 30 minuti di countdown. Il bello di essere nel futuro, si può skippare le parti che non ci interessano. Credo che abbiano mostrato, me l'ha sembrato di vedere, tipo 2 secondi in più di Siege, ma non li voglio vedere. Dov'è? Perché avevo sentito dire che c'era Slime Rancher. Slime Rancher volevo vederlo. Sapere qualcosina a riguardo. Li parlano di Bethesda. Credo che abbiano mostrato qualcosina in più di, relativa a Starfield, molto probabilmente. Questo è Ara. Hanno mostrato gameplay. Classico strategico. Gestionale. Dov'è? Grounded. Airplane Simulator. Iron Life. Iron Life forse mi interessa vedere qualcosina. Ma così non volentieri. Serialize Slime Rancher 2 appena esce? Non so come la farò, però sì, di sicuro la porto. Questo qua voglio vedere qualcosa in più. Metroidvania first person shooter that is nothing at all, a little bit like Microsoft Excel. All right, you're a bounty hunter now. You gotta help me rescue my friends. They're Gatlians, just like me. In un gioco con una scrittura la Rick e Morty è geniale fare in modo che la pistola ti parli. Let's dive in. So Justin, you're typically known for working in animation. What brings you into the world of games? Why are you in the world of games? Yeah, yeah. I'm obsessed with games. Have been my whole life. Always had ideas, always had, you know, things I would love to make, troppo. But just never thought I could ever step into that Penso. Arena cuz I don't I lack una pistola è Morty. I lack all the skills needed. You don't know how other games than, work. Lui doppia like, sia Rick che Morty, se non sbaglio. Creative ideas like other than that I lack all the skills to execute. Qua. But that's why like that's part of why you want to start. Abbiamo Slime Rancher. Like, to be able to have an idea like that. In the new vibrant world of Slime Rancher. Ci parlano, speriamo mostrasse qualcosa. Qua mostrano qualcosa. Sta medata hai perso la mia stima. Mica ce la devi poca se la perdi così veloce. Conigli. Slime pesce, poveretti. C'è una nuova farm. È chiaramente un altro mondo. Che è giusto, secondo me. Dovevamo fare così. Mi sembra che abbiano rifatto un po' tutto. Anche la maggior parte dei modelli mi sembrano differenti. Sono degli slime base, però alcuni mi sembrano diversi. Tipo le rape non mi sembrano così. Se mi ricordo male io non ci gioco da anni, però. Sì, leva questo, grazie. Sono molto più belli le ambientazioni così. Cioè di sicuro lavoro maggiore adesso. Bello. E forse ci sono più interazioni con l'ambiente in questo modo. Sarebbe carino anche. Era molto bello negli update quelle parti lì. Ok. Si può raccogliere minerali con la pistola. Sì, tutto è molto più acceso. Ma non so se comunque è dovuto da... qualche effetto dovuto ai trailer, che di solito ci può anche essere, o se è veramente così, non ne sono sicuro. Ok. Chiaramente ci sono delle risorse nuove, power-up simili. Anche se mi sembra funzionare già da subito meglio il jetpack, perché in passato faceva salire molto poco ed era molto lento. Però sì, direi che c'è proprio chiaramente un nuovo sistema di luci. Non farli uscire. È una pessima idea. Poi mangiano l'uno con l'altro, si mischiano e esce un globo che divora tutto.
Autunno 2022. Non era stato detto in passato? Non mi sembra. All right, time to get... Quest'autunno. Nice. Immagino che come il primo verrà comunque supportato con update e roba simile. Immagino. Credo. Bello. Ricordiamo l'emulazione del 3 di Babylon's Fall. Leggevo adesso che inizialmente sarà esclusiva Xbox e PC, poi uscirà su Play. Oltre a questo, ovviamente uscirà solo su Next Gen, quindi non su One e su PS4. Ci sta, secondo me è giusto come cosa. Giusto no, perché tanto un gioco potrebbe anche girare sulle vecchie piattaforme, però probabilmente hanno specializzato lo sviluppo su quella parte lì, è un titolo indie, non hanno infinito budget per fare ogni singola versione possibile e immaginabile sulla faccia del pianeta, quindi ci sta che si concentrino su quella più potente, lo ottimizzino per quella nel caso. Ah! Forza Horizon Hot Wheels. Most extreme tracks yet. Once there, you'll join the Hot Wheels Academy. Questo mi spiega un casino. Set out to take on Forza Horizon's most extreme racing yet and prove yourself. Bellissimo. È comunque bellissima una cosa. Qua si vede un po' di Fall Guys. Hanno mostrato qualcosa di nuovo di Fall Guys? O semplicemente hanno detto fuffa. Fuffa. Credo sia fuffa. Credo sia fuffa, sì. Un po' di fuffa tema Fall Guys. Poi Minecraft Legends. Poi talk diretto con la capoccia. E poi nient'altro. Ok, quindi di annunci abbiamo fatto bene a non guardare questa conferenza qua perché era molto lenta. È un deep dive di diverse cose. Se vi interessa praticamente uno di questi giochi qua, tipo Starfield, è oro. Se non vi interessa, non c'è nulla di interessante. Quello che mi interessa a me, Slime Rancher 2, che almeno abbiamo visto, non c'era durante la conferenza Xbox, era qua dentro almeno. E abbiamo visto finalmente il vero e proprio gameplay del gioco. Estensivo gameplay, che è molto più comprensibile rispetto a paglia random. Ok. Pretty good, pretty good. Cacchio, autunno 2022... In che fine anno esce il mondo, come sempre. Porca vacca, ok. Ci sarà un sacco di roba, molto probabilmente. Visto che ci sono, secondo me, decenti probabilità che Silksong esca a fine anno. Anche decenti probabilità che esca a inizio prossimo anno ormai. Sarà tanta roba. Tanta roba. Hanno annunciato la data di Silksong. Sì, non l'ho vista io, quindi non credo. Vuoi una domanda? Ci dovrebbe essere un punto interrogativo in fondo. No. Se c'è una domanda, no. Sì, in generale quest'anno c'è un mondo di roba. Cioè, il mondo quest'anno. Onestamente, per fortuna non esce Breath of the Wild 2. Sennò non avrei avuto così tanta voglia di giocarlo dopo le 200 ore di Elden Ring. Quindi, sono contento che sia nel 2023. Secondo me c'è il 14 febbraio. Anche secondo me ci sono buone chance che esca a febbraio in modo da essere tipo l'anniversario del dell'originale release, però non saprei, non saprei. Silksong sul canale live, sul secondo canale Silksong. Mi piace che sono andato sul subreddit di Hollow Knight per controllare. 7 secondi di nuove immagini dedicate a Silksong. La gente è disperata. Il subreddit di Hollow Knight è nella merda. 7 secondi di nuove immagini. Sono disperati. Ormai sono in una situazione peggiore rispetto a Elden Ring, secondo me. Cioè, al periodo in cui Elden Ring e loro erano la stessa condizione, adesso loro sono in una situazione peggiore, a mio parere. Consigli per Margit? La vogliamo fare la tier list dei posti di Elden Ring? La vogliamo fare? Qua cosa c'è? Tutti i boss unici? Farà dei boss... No, finché dei boss di From finiamo giovedì prossimo. E poi la maggior parte non li ho neanche fatti in video, quindi se no non avrebbe troppo senso. Pff, Madonna, quanta roba.
Ok, secondo me dobbiamo fare questa qua. Secondo me. Vediamo se c'è qualcos'altra. Ci sono alcune che sono di un arbitrario incredibile. Secondo me facciamo questa. Questo qua credo ci sia tutto. Guardate. Credo che qua ci sia tutto. Letteralmente tutto. È tanta roba, però... O facciamo tutti i boss unici, che sono 9, e a quel punto non è interessante. O ci deve essere una selezione arbitraria dei boss. E qua credo che sia... semplicemente la versione finale di ogni boss che incontri. Credo. Credo. Come dovremmo giudicarli? Adesso si decide comunque il metodo. Sì, credo sia la versione finale di ogni boss questa qua. Perché vedo che c'è il full grown Falling Star Beast, ma non c'è la Falling Star Beast e basta. Che ha senso, perché sono talmente simili che non ha senso dividere in due cose differenti. Però contemporaneamente è presente anche il Trisia, la profumatrice, che non è un grande boss. Però tecnicamente lo trovi come boss in una zona. C'è anche Soldier of Godric, perché tecnicamente è un boss. Secondo me è meglio se prendiamo questo qua rispetto a un altro. Perché c'era anche questo qua, ma manca roba a questo punto. C'è il Godskin Noble e c'è il Godskin Duo, ma non c'è il Magrino. Che non ha senso, secondo me. Non mi torna. Io farei questa qua, dove c'è tutto. Tanto le cose semplici, poco interessanti, poco importanti, le facciamo in 2 secondi. Quindi direi di fare così. C'è anche Soldier of God Rick. Soldier of God di Rick. C'è anche Patches. Secondo me facciamo questa qua. Mi sembra più giusta questa. Mi sembra più giusta questa. Solo che... questo qua è un S. Questo qua in cima è un S. O mi metto così. Posso anche fare così io. E mi metto al lato. Così è full screen praticamente per voi. Come preferite. Preferite full screen? Così è meglio secondo me. Così non si vede semplicemente la parte destra, ma non è la fine del mondo, secondo me. Allora, fatemi un secondo ridimensionare. Che non è precisissimo. Così va bene? Secondo me sì. Si vede un po' della barra di ricerca in cima, però o taglio ai lati o taglio in qualcosa lì, quindi va bene così secondo me. Potete chiaramente mettere full screen. Posso? Huh. Oh fuck. Così va bene? Così va bene, secondo me. Così mi sembra giusto. E voglio un pochino di bianco in cima. Nice, ok. Secondo me va bene così. Allora, però non riesco a leggere i nomi. Devo andare un pochino più in basso. Va bene così. No, così si taglia un minimo. Forse una via di mezzo tra uno e l'altro. Così si taglia un minimo. Perché non si vede il nome in fondo e la parte in cima. Allora si fa così. So risolverla io. To. La faccio più semplice, che cazzo se ne frega. Così va bene. Così va bene. Così si vede. Sono messi in ordine di nome. Quindi inizia con Battle Mage Yugues. Ok, allora iniziamo. Non l'ho messo B, l'ho messo qua in mezzo, semplicemente per poi decidere cosa ne facciamo. Lui non è un boss. Come di molti dei boss che andremo a incontrare, non è un boss. Lo incontriamo, se non sbaglio, all'interno di una delle galere in giro per il gioco. È uno dei
stregoni che utilizzano le stregonerie della branca di Hamia, se non sbaglio il nome del genere, che sono quelle del martello e quella tipo di una lancia, se non sbaglio. Non ho utilizzato stregoni, quindi adesso non me lo ricordo per bene. Sono quegli stregoni molto alti, super resistenti, roba simile. Fa la categoria, non è un boss. Ci va metà della tier. Vabbè, posso farlo, eh. Posso cambiare... No. Posso aggiungere non è un boss. Posso cambiare F in non è un boss. Posso trasformare D in F. E questo non è un boss. Posso, volendo. Non ci vuole nulla. Però non saprei onestamente. Perché forse qualcuno qua in mezzo dei non boss ce la potrebbe cavare e finire sopra l'F. Cioè, facciamo così. Perché non c'ho troppo da dire riguardo. È un nemico base. Lo incontro, se non sbaglio, io due addirittura prima di Loretta, che è quello lì, un boss serio al sacro albero. Ne incontro semplicemente uno in un'arena. Per questo viene considerato un boss e una barra della vita, però non significa un cazzo. E se non sbaglio ce n'è un altro che difende anche la caverna di Selia, nella quale incontri l'Usat. Ma non è praticamente un boss, è un nemico base. Molto stronzo, abbastanza forte, ma rimane comunque un nemico base per la maggior parte. Non è neanche uno di quei boss che ritengo poco forte, che poi viene utilizzato anche come nemico base per essere praticamente un mini boss dell'aria. È proprio un nemico base lui, quindi non lo prenderà in considerazione. Esattamente come la bestia di Faro Mazula. La incontri nella prima caverna che tendenzialmente vai a incontrare mentre esplori Sepolcrede. Ed è... Sì, ce n'è anche uno nella caverna sotto l'Accademia, giusto? Lo incontri nella prima caverna che esplori quando trovi Sepolcrede. È semplicemente una bestia di Faro Mazula. Poi quando raggiungi Faro Mazula ce ne sono 150, quindi è semplicemente utilizzare un nemico del genere per farci un boss. Ci sta onestamente. Cioè tra tutti quelli che puoi definire non è un boss, onestamente è uno dei migliori. Facciamo che li metto comunque in ordine, perché incontrando all'inizio gioco, ogni cosa all'inizio gioco è praticamente pericolosa, perché hai appena iniziato a giocare e non sai come funziona il gioco. Quindi tra tutti lui se la cava meglio, perché all'inizio. Se si trovasse a Altus, no, no, non andrebbe bene. Diciamo che se andasse pure che deve bene. E tra l'altro il metodo con cui giudicheremo e valuteremo queste boss fight è basato appunto su quanto sono fatte bene e quanto mi piacciono. Non di difficoltà. Il ranking che faremo non è per quanto sono difficili, perché sennò potremmo direttamente mettere maleni ad esse. E secondo me di come... Se sono puliti come combattimenti, se sono bilanciati bene, se sono belli a livello estetico, se sono memorabili, se sono interessanti, se hanno pure un'arena fatta per bene, roba simile. Lo baserei su quelli personalmente. Quindi Bel Bearing Hunter, il primo vero boss che possiamo andare a considerare. Il boss della notte che ho incontrato meno spesso in tutto il gioco, molto probabilmente, perché l'ho incontrato una singola volta a Liurnia e poi mai più. Adesso, per comunque recuperarmi tutte le descrizioni, ho fatto tutti i boss della notte nel mio salvataggio con Mabembini. Se non sbaglio ce ne sono altri tre. Una ad Altus, una Sepolcrede e una Caelid. E basta, se non sbaglio. Quindi ce ne sarebbero 5 in totale di loro. Quello che ho incontrato io, i tre della notte, più quello che incontri al castello di... Non è Castel Sol, non è Castello di Morn, Castello di... non è Gran Tempesta, è Corvo... Manto Corvo? No, Manto Rosso? Come si chiamava? Castello Ombroso, ecco. Mi ricordo c'era qualcosa a tema Corvo e... scuro, però. Non mi ricordavo. Tra l'altro, la mia opinione su questi boss qua sarà tutto basato sulla mia prima run, quindi... in futuro ovviamente potrà al 100% cambiare. Lui come boss è molto fastidioso. Credo che si possa periare, ma ho sempre trovato il timing un pochino strano. E con il fatto che abbia... che ha pure l'abilità di lanciarti a spada distante... cerca sempre di fregarti comunque facendoti roll catch e punendoti, leggendoti gli input e roba simile, come tutti i boss di Elden Ring, che personalmente è una cosa che non mi piace e vorrei vedere rimossa in un futuro gioco di From Software, perché molto spesso è semplicemente un modo molto cheap per rendere il titolo più complesso. Per il resto a me non dice troppo. Non credo che sia da F, perché comunque ha qualcosa di carino ed è chiaramente differente, abbastanza unico da questo punto di vista qua. Però è facilmente parabile con i due colpi che arrivano da in alto a destra.
probabilmente non l'ho provato, non l'ho provato abbastanza. Mi ricordo quello di Kaelid, fa cagare il cazzo perché fa troppo male ed è un sacco fastidioso. Questo è uno dei... di sicuro non lo aiuta al bel Bering Hunter. Anche a livello di lore non è niente di che. O è C o è F. Adesso giustificami C. La prima scheda con immagine grande dei boss, almeno anche noi che non abbiamo giocato ma solo seguita serie ci ricordiamo. È un casino. Devi fidare delle immagini. Purtroppo qua mi ha fatto la foto poi di notte, perché la maggior parte delle volte incontri di notte. Però è il tipo che lancia la spada. Più di così non posso troppo fare. Diciamo che non è troppo rotto e non fa incredibilmente cagare. Diciamo che ci... dai. Dai. Ci non per meriti, ma non... ma... non per... perché ha fatto troppo male. C'hanno un titolo differente ogni singolo drago? Sono tutti uguali. Sono tutti uguali. A che serve? Cioè cosa... cambia semplicemente il soffio. Cambia davvero poco tra uno e l'altro. Io gli contrai tutti come unico, perché semplicemente cambia il soffio. È praticamente semplicemente un reskin fatto abbastanza bene. Tra tutti i reskin secondo me sono dei migliori, perché cambia anche a livello di design e tutto. Però è sempre lo stesso boss tecnicamente. Ce ne sono altri qua? Vedo altri draghi velocemente di quel tipo. Glintstone Dragon, Smaragd. C'è anche quello di Ranni per caso? Non mi ricordo il nome purtroppo. Li vado tutti insieme perché non c'ho troppo da dire di differente tra uno e l'altro. Aghil, ecco dove è Aghil. Adula, si chiamava Adula, lo so, però qua non lo vedo. Non è tra là, quindi. Probabilmente si chiamava tipo Drago Bestiale Adula, quindi sarà in fondo là. Non lo vedo però. Vabbè, se poi lo troviamo lo valutiamo. Per adesso non lo vedo, quindi non importa. Non importa, va benissimo così. Azula forse. No, si chiamava Adula, il drago di Ranni. A me piacciono i draghi. Tra tutti i boss che incontro in giro per la mappa sono sempre stati quelli che non ho mai trovato fastidiosi. Ne trovi diversi, ne trovi appunto Aghil, ne trovi uno praticamente uguale anche a Kaelid. Trovi due di... tecnicamente tre di... di Scintipietra. Quello della Marcia Scienza che... mi sembra forse anche più grande. Borealis che addirittura porta la tempesta insieme a sé, diventa difficile vederlo. Fastidioso ma ci stava bene perché comunque l'ha già combattuto molte volte come drago. Probabilmente è uno dei miei boss preferiti in assoluto che incontri nell'Overworld. Non c'è troppo di negativo. L'unica cosa negativa è il fatto che mi piace ma non funziona troppo bene. È appunto il fatto che loro possono sparare il proprio soffio, che sia di fuoco, di magia, roba simile, e può rimbalzare sulle rocce, che è figo da vedere ed è molto fatta bene comunque come cosa. Il problema è che non è proprio fatto benissimo. È figo che tu possa vedere effettivamente la fiamma che rimbalza e casomai vada pure a uccidere le creature intorno e roba del genere. Il problema però è quando tipo rimbalza una roccetta grande neanche mezzo metro e le fiamme rimbalzano a caso in direzioni assurde e muori per nessuna ragione tecnicamente. Quello secondo me è una cosa che dovrebbe essere rivista, secondo me, del loro soffio. Mi piace il concetto che possono rimbalzare sulla geometria del posto e tu devi comunque poterla utilizzare, puoi utilizzare a tuo vantaggio. Molto meglio secondo me rispetto a avere un boss che sputa delle fiamme e che passano attraverso la geometria dell'ambientazione, cosa che succedeva in passato al 100%. Per me è una... design semplice ma funziona. Figo che c'è proprio un punto di debolezza. Sono sempre ottimi da trovare perché ti hanno i cuori di drago e sono ottimi comunque per ottenere gli incantesimi. Ma noi dobbiamo mettere anche reazioni in arena? Sì, diciamo di sì.
può essere un bonus o un malus. Se non c'è niente da dire, non c'è niente da dire. Bello. A favore. Per me è un A. Assolutamente solido come boss fight. Non ci trovo nessun grande lato negativo. Come va bene. Symmetry Shade. Allora, questa è strana perché è un boss. Io mi aspettavo che questo Opera poi diventasse un nemico base. Ma non diventa mai un nemico base. Ne incontri, se non sbaglio, uno come nemico base nella tomba dell'eroe del Monte Gelmir. Punto. È l'unica volta che lo incontri come nemico base. Per il resto è semplicemente una ombra. Che come combattimento è super aggressivo, ma ho scoperto di recente che tu puoi periarlo. E visto che è un sacco fragile, credo che con due parry tu lo sciotti. Quindi probabilmente senza parry è molto più difficile. Con i parry è incredibilmente semplice. Però è carino comunque. Non ho mai ben capito cosa sia a livello di lore. Perché c'ha quella cazzo di parassita nero che gli si collega alla testa. E l'intera estetica ombrosa. Non so bene a chi si colleghi. Anche le braccia a tema mantide, tipo, collegate agli insetti. A livello di lore non ho idea di niente, onestamente, per quanto riguarda lui. Forse è un alieno anche lui, però... Dice Cemetery Shade. Non saprei. Quasi tutto si può periare. Sì, però il timing di molte cose non è fatto bene, secondo me, quindi... Quello nel caso sarà un lato negativo. Secondo me è una C. Non fa niente di incredibile. Design però originale. Non viene neanche ripetuto troppo come boss, onestamente. E ci sta. Secondo me ci sta. Nulla di incredibile, nulla di negativo. Va benissimo. Clearrot Knight non è un boss. A livello di apprezzamento, quando lo incontri nel gioco, secondo me è ormai già troppo tardi. Tecnicamente il primo che incontro dovrebbe essere a Liurnia. Io però ho fatto Kaelid prima di quello, quindi... Penso che sia meglio del Battle Mage Yugwes, ma non è meglio della bestia di Faramazula, secondo me. Va bene così. Comandante Nihal! Comandante Nihal. Allora. Comandante Nihal è strano. Comandante Nihal è strano, purtroppo. È uno di quei boss che secondo me sarebbe stato facilmente da A, ma non ne sono sicuro. Perché comunque il combattimento che fai con lui è bello e mi è piaciuto. Il problema è che mi sta sul cazzo il fatto che evochi degli altri combattenti. Io ho avuto la vita molto facile in quanto avevo spawn dei Cida. Questo qua è il comandante Nihal, non O'Neill. O'Neill c'è? Sì, vabbè, poi lo valutiamo anche quelli se... Non lo so, secondo me si valuta soltanto Nihal personalmente, però vabbè. Il fatto che evochi quei due nemici all'inizio semplicemente rende la prima fase fastidiosa. E non è una boss fight con il boss, è più che altro gestire due nemici che hanno una health pool molto grande. Io me la sono cavata bene perché appunto avevo la spadone di Cida e li shottavo con l'arte intera praticamente, quindi l'ho skippata molto in fretta. Anzi, contro il comandante O'Neill sono abbastanza sicuro che se utilizzi i rami di Michela e metti dalla tua parte i nemici che evoca, anche il combattimento diventa molto semplice. Il che è carino, però non è incredibilmente pulito. A me piace molto di più un combattimento quando è uno contro uno, fatto per bene e basta. Quindi di sicuro quello lì mi leva qualche punto al riguardo. Mi piace il fatto che sia periabile, e anche il suo timing dei parry è fatto abbastanza bene, perché appena li ho scoperti riuscivo a farli immediatamente, quindi mi sono piaciuti i suoi timing dei parry. Troppi attacchi area per l'arena. Cioè, cazzo, l'arena è 3 metri per 3 metri e i suoi attacchi sono di 2,99 m. Tecnicamente puoi scappare abbastanza lontano per evitarli, ma è molto difficile. Essendo così aggressivo sarà molto difficile che tu possa mai essere lontano. Non è un boss che dà praticamente spazio per respirare per neanche mezzo secondo, che personalmente è una cosa che non mi fa impazzire nei boss del The Ring, perché secondo me ci deve essere lo spazio per respirare. E appena fai sip sip con la tua ampolla, lui entra immediatamente in rage mode e ti salta in avanti con il suo artiglio e cerca di punirti, che è una cosa che personalmente non mi piace. Sarebbe più figo secondo me se non avesse queste caratteristiche qua, ma non è da C, secondo me è da B. Ma questo non è quello della prova di Ionia. Se vedi nel background c'è la neve, quindi no. C'è comandante O'Neill nella palude di Ionia, se vedi.
Per me è un B. È molto figo, mi piace comunque. A livello di lore non c'ha troppo. Se c'è lo stesso nome, sono degli idioti. Con qualche piccola revisione è una, facilmente, secondo me. Black Knife Kindred, F. Black Knife Assassin. Allora, Black Knife Assassin li trovo molto fighi, particolarmente anche il primo che incontri, perché ne senti parlare. Ok, fatemi parlare di Black Blade. Ce n'è qualcun altro dei Gargoyle? Mi fanno cagare tutti. Sono tutti una merda. Valiant Gargoyle. To. C'è qualche... Non ci dovrebbe essere nessun altro Gargoyle, vero? No, non mi sembra. Entrambi F. Combattimento doppio. Uno dei peggiori del gioco. La loro intelligenza artificiale non è fatta apposta per essere un combattente in doppio. Il loro attacco con il veleno fa pure danno fisico, quindi non solo devi stare attento a il fatto che in due ti attaccano contemporaneamente, ma sono da punti diversi d'arena, quindi non puoi averli costantemente nell'inquadratura. E quando uno ti spara la nebbia addosso, con la nebbia non solo ti causa avvelenamento, ma ti fa un danno mostruoso, nel momento l'altro ti sta martoriando con attacchi a random. E non funziona bene come combattente doppio. Ma anche combattente singolo non funziona, perché attaccano a caso. Alcune volte ti passano sopra, alcune volte ti colpiscono, alcune volte vanno in rage e fanno attacchi seguendoti, facendo un casino gigantesco che non sai esattamente come scansare, perché hanno un'arena gigantesca e una hitbox strana. Alcune volte stanno fermi e ti mancano con tutto e non fanno un cazzo. Non funziona personalmente. In più le incontri diverse all'interno del gioco, il che li rende particolarmente meno speciali, perché molti di quelli non sono neanche delle boss fight. Una merda, secondo me. Non li ho apprezzati per nulla. Uno dei peggiori boss di Elden Ring, secondo me. Direi prossimo in questo ordine qua. Li metto anche in ordine i boss, dai. Perché no? Sì, quella cosa di sputare non fa cagare. Adesso hanno patchato i fight doppi, nel senso che se sta attaccando uno, l'altro tende a non attaccare. Ho visto che stanno migliorando un pochino la intelligenza artificiale, come hanno fatto pure per la Elden Beast, ma non ho... Non lo so. Io lo valuto per quello che ho giocato, comunque. Tipo, la Elden Beast probabilmente c'è un'opinione migliore rispetto alla maggior parte delle persone, perché ho giocato la versione patchata, che non correva troppo, tanto quanto nelle vecchie versioni. Quindi si vedrà. Se hanno un pochino migliorato l'intelligenza artificiale, buono. Rimane comunque il fatto che è una boss fight da F. Il fatto che sia doppia probabilmente rimane comunque da F. Non credo che, nella mia opinione, cambierebbe troppo. Black Knife Assassin. Black Knife Assassin ce ne sono tanti nel gioco, ma mi piacciono tutti. E anche le iterazioni che fanno con il loro combattimento mi piacciono. Tipo, quando diventano invisibili, secondo me è molto carino il fatto che tu debba trovare la fiaccola fatta apposta per riconoscerli, ma comunque è assolutamente possibile combatterli anche mentre sono invisibili. Molto difficile, ma puoi comunque farcela. Il primo incontro che tenderai tendenzialmente a fare con loro, ovvero la catacomba di Sepolcrede, è fighissimo, perché ne trovi anche uno a metà vita, che ti fa passare comunque la storia che sia un assassino che si è rifugiato lì dentro, probabilmente che è stato ferito in combattimento durante la notte nei coltelli e non si è curato completamente, roba del genere. Molto figo. A livello di lore, molto importanti, ma mai approfonditi quanto dovrebbero, a mio parere. Secondo me è un ottimo boss. Non direi A, perché forse è ripetuto un po' troppo. E non è neanche troppo un boss, perché alcune volte li incontri proprio nell'overworld a caso, come se fosse un nemico base. E comunque funziona bene come nemico base. Lui è uno dei boss, secondo me, che è stato bilanciato meglio a livello di... sia svolgere il suo ruolo bene da boss fight, sia svolgere il suo ruolo bene da nemico base. Meglio di Niel, però. Sì. Sì, te lo posso dare valido. Te lo posso dare valido, sì, perché no. Sì, va bene. Bloodhound Knight Dariwil. Il... come si chiama in italiano? Cavaliere Limiere Dariwil. Allora, i Cavalieri Limiere non mi hanno mai fatto impazzire. Credo che anche loro siano variabili, ma quando l'ho provato inizialmente, che non avevo ancora le skill per lo scudo, che aumentano di un sacco le finestre di parry, il suo timing di parry mi sembrava molto arbitrario, onestamente, non mi tornava per niente. E anche il fatto che sia così tanto aggressivo, ma contemporaneamente fragile, non lo rende, secondo me, un combattimento troppo interessante.
A me non mi ha mai fatto impazzire personalmente. Anche a livello di lore non c'è un cazzo onestamente dietro. C'è pochissimo. Va nella categoria non è un boss? No, perché lo incontri una volta come boss e credo due volte come nemico base. Non troppe. O è un basso C o un alto F. Forse C, perché comunque non c'ha nessun errore tecnicamente. È solo fastidioso e basta. È solo un po' fastidioso. Non c'è niente di fatto veramente male, secondo me. Quindi direi semplicemente un po' fastidioso. Sì, sì, diciamo basso C. Probabilmente rimarrà molto basso C in futuro anche. Balls Carrion Knight è un troll. Questo non lo considero neanche un boss. Va bene così. Essere fastidioso è un errore. Sì, ma paragonato a loro non c'è neanche vicino, a mio parere. Quando ne vedevo uno dicevo, ah, che fastidio. Quando ne vedevo uno di loro dicevo, porco. Che è molto diverso. Comandante O'Neill. Ah, il comandante O'Neill. Il fratellastro del comandante Neill. Li valutiamo separati perché qua sono separati. È il comandante Neill, ma che evoca di più e con due mosse. C'ha due mosse, letteralmente. Ha due mosse. Credo sia un F. Meglio comunque dei gargoyle. Ma ha due mosse. Due. Fa così. E credo ti faccio un colpo diretto. Credo questo sia tutto quello che ha. Punto. E per il resto evoca. Che fastidioso. È palesemente una versione estremamente castata del comandante Neill. Che secondo me personalmente dovevano levare il comandante O'Neill. O mettere il comandante Neill qua. Casomai non fargli fare fulmine, fargli fare esplosioni di fuoco o qualcosa del genere. E non diluire la boss fight in questo modo qua. Perché poi la seconda volta che l'ho incontrato, poi si chiamava nel suo modo. E mi è venuta come reazione, ah, che palle. Quando in realtà questo è molto più figo. Quindi secondo me questo qua addirittura leva punti a il comandante Neill. Quindi va in F. Per me. Allora, il cavaliere del crogiolo. Crogiolo? Crogiolo, giusto, crogiolo. Cavaliere del crogiolo sono, secondo me, tra i migliori. Tra tutti sono molto buoni come combattimenti. Sono praticamente l'equivalente dei cavalieri neri di Dark Souls 1. Dei cavalieri di ghiaccio, non mi ricordo il loro nome, di Dark Souls 3. Sono però un boss. C'è il duo. Qua c'è anche il duo? No? Non mi sembra. No. C'era anche il 2. Il 2 fa cagare, secondo me. Tra tutti sarò però uno dei migliori, secondo me. Perché è uno dei pochi nemici che ha la finestra di perre fatta bene. Un sacco riconoscibile. La capisci immediatamente. Preme molto il giocatore per sfruttare quella caratteristica lì. È più difficile senza perri, ma è comunque, secondo me, fatto abbastanza bene. Non lo so, tecnicamente non è un boss perché ne incontri più che non sono boss rispetto a quelli che sono un boss. Però lo metterei comunque qua perché lo preferisco rispetto a questi comunque. Quindi io comunque lo conterei onestamente. Quasi lo metterei qua onestamente. Lo preferisco rispetto a tutti loro. Ogni volta che li incontravo era comunque una sfida interessante. Erano fatti bene. Non ho mai trovato una situazione in cui ho detto, ah, sono morto in modo estremamente svantaggioso a mio parere. Non lo metterei però in B, perché secondo me loro sono migliori. Sono anche più interessanti, secondo me. E sono più un boss rispetto a lui, quindi secondo me quello sarà lì, detrae punti automaticamente. Va bene C, va bene top di C. Secondo me va bene per adesso top di C. Cristalliani. Cristalliani non sono un boss? Gli incontri nelle gallerie di Lyurnia, gli incontri a Lyurnia stessa, gli incontri a Sepolcrede, non sono un boss secondo me. E sono anche molto semplici, hanno relativamente pochi attacchi e la gimmick è semplicemente spaccali la resistenza e poi li sciogli. Direi che non è un boss personalmente. Più memorabili di loro però, comunque. Più memorabili. Valuta il trio marcescente.
Io l'ho fatto, credo, freestyle il trio Marcio Scente. So che molte persone ci hanno avuto problemi, io l'ho fatto freestyle, quindi... Non so troppo che dirvi. Alecto è separato rispetto a... Ok, Alecto va con Black Knife, non cambia nulla, no? È sempre lui. Stesso boss. C'è qualcun altro? No. Ok. Ok. Hai mai visto le mosse uniche di Alecto? Ha delle mosse uniche? Se ce l'hanno, non credo. Che mosse uniche ha? Cosa fa? C'ha delle mosse uniche, probabilmente è meglio rispetto a lui, quindi sarà positivo. Però non so... Perché là, alla fine, non me lo chiedo. Perché probabilmente si è dimenticato che era un boss. È talmente simile che comunque non credo c'è una grande differenza. Però se c'è una mossa unica, qualcosa di unico, volentieri do un punticino in più. Anche se non me lo ricordo per niente. Ma ancora nessuno, se mi dico sbaglio. Ancora nessuno. Demi, Human, Queen, Margot e Maggie. Ne incontri una Gelmir e ne incontri una come boss, se non sbaglio, in una caverna... A Sepulcre? Non mi ricordo dove ne incontri una di quelle lì. È tecnicamente un boss? Sì. La incontri quasi più spesso come boss che come non boss. È un grande boss? No. È un boss negativo? No. C. Sì, ne incontri uno anche nel proprio mondo, se non sbaglio, nell'alto piano comunque. Ne incontri due nell'open world, uno nell'alto piano e uno... A due al Monte Gamer e uno nell'alto piano, forse, ecco dove li incontri. Li preferisco rispetto al Bloodhound Knight Dariwill, perché è meno fastidiosa. Forse è un po' troppo sempliciotta però lei. Quindi mi viene difficile comunque alzarla troppo rispetto a qui. Forse comunque qua perché loro c'hanno qualcosa di fastidioso. Lui però ha fatto meglio, quindi per quanto sia fastidioso lo tengo comunque sopra. Direi. Capi dei semiumani. Gli incontri nella caverna per andare verso la cattedrale draconica. Io non li direi sono un boss. È semplicemente una versione leggermente più grande di un semiumano. Lui mi va bene come boss, lui no. Va bene qua. Ce ne sono tre al viaggio di Azur, no? Sì, ce ne sono tre al viaggio di Azur. Ma ce ne sono diversi in giro per la mappa, ce ne sono ovunque di questi qua, quindi... Per me non è un boss. Il golem non è un boss. Lo incontri una volta come un boss, se non sbaglio. Non è un boss. Molto bello. Tra i migliori forse da questi qua. Perché comunque... Ha un ottimo impatto a inizio gioco. E se ti frega ti può comunque fregare anche a fine gioco. Ed è... Per quanto semplice è comunque interessante da combattere. Quindi lo metterei qua. Loro sono più interessanti da combattere però. Mettiamolo qua. Va benissimo. Non credo che cambi il mondo onestamente. Dragon Skin Soldier of Noxtilla. Ok, quindi abbiamo adesso i mezzi draghi delle città eterne. Dov'è l'altro? Me lo metterà l'altro immagino. Ecco, Dragon Skin Soldier. Il Soldier è una versione più semplice del Soldier of Noxtilla. Il Soldier of Noxtilla utilizza anche i fulmini blu di ghiaccio. E se non sbaglio ha un paio di cosette in più. Il Soldier base è semplicemente da manate, se non ricordo male. Quando lo combatti in una situazione normale, tipo quello di Noxtilla, non è male. Secondo me è un B. Qua va bene comunque come posizione. Perché ha delle mosse comunque ad area molto grandi. Ti può attaccare in modo... Con attacchi molto grandi, però comunque memorabile. Ce ne sono pochi nel gioco. Estetica comunque interessante. Carina anche la loro riguardo. E tutto. Non ha niente di troppo sbagliato, troppo strano, ma ci sta. In Dragon Skin Soldier è un... Sempliciotto. Ma lo metto in F perché c'è il Dragon Skin Soldier che incontri a
al lago marcescente e quello lì fa cacare la merda. Quindi F. Sotto il comandante O'Neill. Solo per quello lì lo metti in F. Quello lì è un combattente di merda, ma di merda forte. Ma tanto di merda. Sono morto 1000 volte, non per mia colpa. E se non hai come incantesimo quello dove ti curi costantemente con fiamma, proteggimi, come si chiama, devi costantemente spammare delle cure perché altrimenti non è possibile gestirlo. Perché sennò ti sciotta. E già avevo comunque 30-40 di vitalità, ma comunque mi sciottava perché tra marcescenza e colpi suoi che facevano un male boia, morivo. Quindi per me è un F. Avatar dell'albero madre. Avatar dell'albero madre mi piace. Il suo più grosso problema è semplicemente quelli che hanno anche la marcescenza e che sputano l'oggetto di marcescenza. Ed è fatto un po' male quello, perché non è uno sputo che esce da lui e che ti viene contro. È letteralmente delle particelle che spawnano dal cielo praticamente. E alcune volte ti spawnano in testa dal nulla ed è un po' una merda. Però non è mai fastidioso, secondo me. È uno dei boss più ripetuti del gioco, ma per quanto l'abbiano ripetuto così tanto, non è mai troppo fastidioso per me. Quindi lo terrei in B, non C, personalmente. Lo preferisco rispetto al Soldier of Noxtella? No. No. È comunque il demone vagante di Dark Souls 1. Sì, sì, ha senso che sia ripetuto. Infatti non lo trovo come un aspetto negativo di lui. Lui è uno di quelli ripetuti, secondo me, fatti bene. Esattamente come il Black Knife Assassin o i draghi. Sono quelli ripetuti fatti bene. Che non mi dispiace per nulla. Sì, va bene in fondo a B. Va bene in fondo a B. Perché no? C'ha qualcosina, non è perfetto, però basta un minimo di premura lo distrugge e puoi evitare tutto tranquillamente. Quindi non c'è niente di veramente bullshit, a mio parere. Io loro li odio. C'è anche l'altro. Io loro li odio. Mi stavano sul cazzo. Hanno stabilità infinita praticamente. Perché ogni volta che attacchi non reagiscono in nessun modo. Rimangono fermi come se nulla fosse successo. Sono completamente macchinosi. E quindi ti seguono quegli attacchi in modo, secondo me, poco logico. Hanno parecchi attacchi fastidiosi, tipo quello che ti salta in testa e ti viene in cima. Non ho ancora mai capito se devo rollare o se devo saltare. Perché l'onda d'urto è da saltare, ma il... Visto che ti colpisce dall'alto, non riesci a saltare perché ti viene in testa. E se rollo ogni tanto mi colpisce comunque perché ha un effetto d'aria grande e mi colpisce sempre. Ce ne sono tanti. Facevo roll-in. Alcune volte funzionava, alcune volte no. Ed era estremamente arbitraria come cosa. Non mi è mai piaciuto. Sin dalla prima combattente non mi è mai piaciuto una singola volta. Meglio comunque di loro tre. A mio parere. Quello per me è con le stagonere te le fai easy. Sì, certo, ma la maggior parte dei boss te le fai easy con le stagonere. Con qualsiasi cosa da istante è easy, comunque. Qua c'è un altro di... Il Bell Barrier. Dove sono i Bell... Qua. Se ha una mossa in più va bene, chi se ne frega. Lo metto comunque insieme. C'è anche l'altro o no? Perché avevo contato, non mi sembra ci fosse l'altro Watchdog. Mi sembra, vero? No, non mi sembra ci sia. Ok. E allora Esgar Priest of Blood non è un boss. È un NPC. È un NPC. Ed è uno di quelli NPC, se non sbaglio. È quello delle catacombe di Lendl, credo. È molto meh. È un NPC. Non è uno di quelli orribili. Ti metto vicino a questo là, avete lo stesso cappuccio. Falling Star Beast e anche Full Grown Falling Star Beast. Non ho mai capito troppo la differenza. Credo che questo qua la incontri a Kaelid e questo qua la incontri a Altus e a Gelmir, se non sbaglio. Credo. Non mi fa impazzire anche lui. È, come ho già detto, il toro di Sekiro. E semplicemente perché mi ricordo il toro di Sekiro, automaticamente perde dei punti dal mio punto di vista. Credo però sia molto exploitabile come nemico. In quanto se gli colpisci l'occhio, automaticamente è stunlockato. Cosa che
non l'ho mai fatta all'interno del gioco perché non è mai capitato di farlo. Però credo che se lo combatti mentre ti rincorre con un arco e lo colpisci, lo automaticamente deragli e va via da completamente un'altra parte e lo puoi praticamente distruggere. Che ci sta come cosa. Però c'ha molti attacchi ad area, è molto anche lui fastidioso che ti continua a seguire. È una cosa che a me non piace in questo gioco qua, come ho già detto. C. In fondo a C. Anche l'attacco tipo Rakuda, che se non sbaglio che si allunga, c'è un range strano. Sono quei boss di cui non mi torna quando ti colpiscono, che non mi piacciono particolarmente. Va bene C, va bene in fondo a C per me. Preferisco combattere uno di loro, sì. Sì. Sono parecchi fastidiosi loro. Non è da F, però. E comunque sono qualcosa di carino. Ok. Fel Twins non è un boss. Lo metto insieme ai cristalliani perché è un altro nemico che lo trovo in gruppo. Ah, oh, minchia, la prima rimembranza, ci siamo. La prima rimembranza. Dragon Lord Placidosax. Voi che ne pensate di Placidosax? Non ho idea. Dragon Lord Placidosax. Allora, il metodo con cui lo raggiungi è figo. Dovevano rendere più evidente l'input. L'unica cosa che mi è da dire è questa qua. Let's go, primo vero boss, praticamente. A livello estetico, incredibile. Arena, molto figo, comunque. Presentazione, incredibile. A livello di lore, secondo me, è mostruosamente importante. A livello di combattimento... No, no, non è in C. Lo metto tutto in C prima di decidere, perché è il punto al centro. A livello di combattimento, a me è piaciuto. Mi è piaciuto molto, onestamente. Non ci ho trovato niente di veramente troppo fastidioso in lui. Personalmente, a me è scappato di più Placidosax che Elden Beast. Probabilmente perché a quel punto lì Elden Beast l'avevano mai fissato un pochino all'intelligenza artificiale. Era evidentissimo, non so come ha fatto a non trovarlo. Non c'è nulla di evidente. Non c'è nulla di evidente in quella zona lì. A me piace davvero un sacco. Secondo me è uno di quei boss che, se rigiocassi Elden Ring, è uno di quelli che più voglia avrei di andare a combattere. Potrebbe essere il primo S, onestamente. Ha qualcosa di sbagliato? Fa molto molto male. Però hai i metodi tecnicamente per counterarlo, perché a quel punto sei in endgame, quindi te la puoi comunque cavare. È solo un po' fastidioso che scappa parecchio, però ti ha anche un sacco di finestre per attaccare, cosa che molti nemici non fanno, che apprezzo che ti dia una finestra per attaccare. A differenza di Margit con la sua combo di 40 secondi. Che si conclude con lui che salta indietro e non puoi più toccarlo, quindi... Per me è un S. Onestamente non credo che metterò molti boss in S. Se ne metto qualcuno, uno di quelli è lui. Secondo me va lì. Secondo me è un S. Se lo valutassimo in base a tutti i giochi di From, secondo me non sarebbe un S. In Elden Ring però sì, S. Sì. Secondo me sì, è il primo S. Ed è anche la nostra prima rimembranza. Speriamo che continui ad andare avanti così. E lo scopriamo adesso con l'Elden Beast. Elden Beast. So che a molti non è piaciuto. Moschinito, grazie al momento proprio a 16 mesi. Ma sapete che 16 è 2x4? No, 2 alla quarta. Questo mi torna già di più. Questo mi torna già di più. Ok. Thank you. E la Jerry, grazie al momento un paio per 6 mesi, la prima di argento. Ehi, passo per un saluto, ma devo studiare. Thank you. A me l'Elden Beast non è piaciuto, ma solo per la telecamera che non funziona bene con i nemici troppo grossi. Allora, probabilmente è comunque una mia cosa automatica, ma ormai i nemici con così tanto grandi io non utilizzo la telecamera con il lock-on praticamente mai. Quindi con Placidosax non ho mai avuto problemi di telecamera, con Elden Beast non ho mai avuto problemi di telecamera, e con casomai anche altri nemici grandi per la maggior parte non ho avuto nessun problema con la telecamera. Però se lo targhetti, di sicuro non è comprensibile come cosa. Io non ci ho avuto troppa fatica. Cioè non l'avete visto, l'ho battuto al secondo try e non è neanche scappato troppo, come ho già detto. Probabilmente perché a quel punto avevo impacciato e corre di meno rispetto al normale. Secondo me però è un peccato che non sia un boss che combatti. Tipo Placidosax va benissimo così. Elden Beast doveva essere combattuto a cavallo.
Cioè, non ha senso che tu non hai il cavallo in questo combattimento qui. Perché sarebbe pure ottimo per fare il combattimento finale del gioco con Radagon che combatti direttamente e Elden Beast che combatti a cavallo. Così hai entrambi i metodi di combattimento che hai sviluppato in tutto il gioco e puoi testare entrambi contro il boss finale. In questo modo fixi il problema di doverlo rincorrere per 20 minuti. Il combattimento è già differente, più interessante casomai rispetto a qualcos'altro all'interno del gioco, perché è un po' underutilizzato comunque torrente. Però, cacchio, a livello estetico è uno dei boss secondo me più belli del gioco. Incredibile. A livello di lore, è lui la lore praticamente. Mi fa cagare però come attacco il suo Elden Stars, Golden Stars, come si chiama? Quello che ti insegue con tutte le cose che ti arrivano addosso. Che io non ho avuto problemi, ma perché avevo 70% di absorption dei danni da sacro. Quindi non mi faceva un cazzo di danni. Però se vuoi fare una run no hit, è una merda, perché non c'è modo di scansarlo. E quello lì è fatto male, a mio parere. Non dovrebbe avere quell'attacco fatto in quel modo. Ci dovrebbe essere sempre un modo per scansarlo al 100%. Quello lì non c'è modo. Forse c'è un sacco di culo riesce a scansarlo, ma normalmente non riesce a scansarlo. Quindi quello lì per me automaticamente gli leva dei punti. Però io non ci trovo troppi problemi, perché a livello di... il problema che tutti hanno è che appunto scappa troppo. Io non ce l'ho trovato come problema. A livello di attacchi sono anche fighi da vedere. Non ne ha troppi, forse vuole una mancanza. Non ne ha troppi. Placido Sax è tipo il doppio, il triplo. Lui non ne ha troppi. Non so però se Bioa. S mai. S non c'entra mai. Io quando ho combattuto per la prima volta che sono morto perché pensavo che potessi usare torrente, sono rimasto fermo per 230 secondi. Ci sta, lo capisco come cosa. Come cosa. Meglio o peggio di un drago? Secondo me la boss fight con un drago è comunque più clean. Quindi metterei il drago sopra in ogni caso. O è basso B, o è basso A o è alto B. I draghi per me sono sopra comunque. I draghi sono sempre molto sopra in questa tier list, non so perché. Non so, per quello che ho giocato io per me è un basso A. Se probabilmente avessi giocato nella versione 1.1 del gioco, probabilmente sarebbe più basso, molto probabilmente. Però a me non mi ha dato problemi. Mi chiedo quanti danni faccia però contro una build normale che non utilizza la protezione divina del Lord, che è incredibilmente buona. Cioè una delle cose che onestamente mi pento di non aver fatto più spesso durante la run è utilizzare più spesso quelle cose difensive, che l'ho imparato praticamente a utilizzare durante Placidus Sax per la maggior parte, e ti rendi conto di quanto Madonna assorbano i danni. Quindi dai alto B. Non riesco a dargli A. Non riesco a dargli A. Va bene, alto B. È il massimo che posso dargli. C'è dei problemi. C'è problemi comunque di telecamera. C'ha l'arena con i bordi che si vedono soltanto quando sei estremamente vicino. Quindi ogni tanto ti possono fregare completamente random. Che non mi fa impazzire personalmente. E Elden Stars va basso. I draghi sono più belli. Probabilmente. Campione di FIA. O come lo chiamo io, IF-I, non posso dirlo su Twitch, non è un boss. E poi praticamente perché si trova in quell'arena, non è un boss. Non è un boss. Visto che lo trovi davanti a Godwin, al cadavere di Godwin, dopo che ne senti parlare per tutto il gioco, sin dalla intro, è super importante, arrivi lì e trovi dei coglioni, no. Qua. Il Fire Giant, l'ho battuto first try, ma non era un granché. Anche in quel first try non era un granché. It's Mando, grazie ragazzi, un abbonamento a Titus. Grazie mille. The Cucciolo Vero, grazie abbonamento normale per 7 mesi, thank you. E Penny al suo, grazie abbonamento un paio per 13 mesi. Ah, thank you. Fire Giant è una mossa bastata e ti one shotta. Non mi ha mai one shottato perché l'ho appunto fatto first try. Non è un granché. Secondo me il fatto che abbia all'incirca tre fasi è carina come cosa.
è figo a livello di lore. Bellissima la rivelazione del fatto che quello che ha in pancia è l'occhio e la faccia del dio dei giganti. Molto molto figo quella roba lì. Ma a livello di combattimento è molto meh. È molto meh. Per la maggior parte del tempo stai o in mezzo alle gambe o attaccato al culo. Non ho fatto nient'altro durante il combattimento. Tutti gli attacchi che faceva li faceva in avanti ed io ero dietro, quindi mi evitava. Non riesco a dargli B. Secondo me tutti loro sono meglio rispetto al Fire Giant. Meglio della Falling Star Beast. Meglio di lui, secondo me. Ah. Ah. Forse qua. Qua. Quello metterà, perché comunque è un boss unico che già dà un sacco di punti a una boss fight. Lore importante. Mi piace anche il design personalmente. Molto strano ed è figo per me. Però non è un granché. Proprio a livello di combattimento succede troppo, quindi... più interessante il Crucible Knight, onestamente, forse. Questo forse è anche fastidioso, non lo so, l'ho giocato troppo poco. Quindi lo metterei qua. Godefroy? Godefroy il dislessico? Perché Godefroy? Cazzo serve Godefroy? F perché non voglio che venga riciclato un cazzo di semidio. Per quanto abbia giustificazione a livello di lore, mi fa cacare. Mi fa cacare. Sì. Godric invece. Godric a me piace. Godric non ci trovo niente di sbagliato nel suo combattimento. Mi piace che ci abbia una fase 1 e una fase 2, di cui la fase 2 è interessante, cambia parecchio del suo moveset. Se non per appunto comunque un po' tutti i problemi di ogni nemico che c'ha tanti arti, alcune volte ti frega un po' scansarlo perché ti dà un colpo d'ascia e poi c'ha dietro il braccetto che dà un pugnetto ed è fastidiosa come cosa. Quello non mi fa impazzire. Però non c'ha nessun problema. È un ottimo primo lord da incontrare a inizio gioco perché non è troppo difficile. Ti insegna comunque per bene anche a saltare determinati attacchi mentre scansarne altri o a tenere a distanza. O in parte puoi anche sfruttare l'arena a tuo vantaggio. Per me è una. È molto semplice. Però nella sua semplicità funziona a mio parere. È meglio di un drago? Ha un drago sul braccio. Onestamente, le metto allo stesso livello, onestamente. Faccio così. Il finto drago. Visto che c'ha il braccio drago, lo mettiamo qua in mezzo. Così mi metizza in mezzo agli altri draghi. I 5 draghi del gioco. Ah, Godfrey, il primo lord ancestrale. C'è anche la versione dorata? No, ok, ha senso. Il boss che mi ha fatto più tiltare di tutto il gioco. Mi è stato detto che non l'ho capito come boss fight e piace a tutti. Quindi probabilmente c'è qualcosa che io non ho capito. Ma a me mi ha fatto cagare. Mi ha fatto schifo. Perché ha un sacco di quelle cose che non mi piacciono di Elden Ring. Ah. Il pestone con infinito range ad area che non puoi parare. Forse con uno scudatore puoi pararlo, però cazzo. Troppo specifico per un gioco open world RPG, a mio parere. Ha combo praticamente infinite e ha tempo di resistance, di spazio per colpire tra una fase e l'altra minuscola. Io con lo spadone, che c'ho un cazzo di spadone lento, non c'avevo tempo di colpirlo.
perché ogni volta che lo colpivo lui mi dava un altro colpo in faccia e dicevo ok, buon per me. Il personaggio può saltarlo, si può anche rollarlo tecnicamente, ma mi fa cagare che abbia range infinite e tu non possa neanche pararlo. Mi piace che siano più opzioni. Ha un tracking orripilante. Cioè, li puoi girare attorno e lui letteralmente gira su un terno facendo così. Lo fa tantissimo come cosa, mi fa schifo personalmente. Particolarmente anche nella seconda fase con Oralu. Quando ti fa le prese ti seguono come se fosse radiocomandato e un missile a... come si dice? Che riconosce la temperatura e ti segue in automatico. Quello letteralmente funziona in quel modo lì. Fa un danno assurdo, cazzo! Mi bisciottava con quasi ogni cosa. E molto spesso mi bisciottava di otto con delle mosse da cui non potevo uscire. Mi faceva un sacco fastidio come cosa. Particolarmente il pestone finale della seconda fase, che ha un range gigantesco e è colossale come mossa. Basta che ti colpisco una singola volta, che molto probabilmente non hai abbastanza stamina per resistere al colpo, e mi sciottava la maggior parte delle volte. Non mi è piaciuto per niente personalmente. Poi non so, a tutti è piaciuto, quindi probabilmente ho sbagliato io in parte. Però mi fa cagare. Attacciamento termico, thank you. A me non è piaciuto. Main F. Main F. Non è peggio dei Gargoyle. No, i Gargoyle sono peggio, mi pare. Comunque, presentazione a livello di lore, tutta una figata incredibile, in ogni caso. Secondo me, comunque, anche lui sarebbe stato meglio se non ci fosse stato anche lo spirito di Godfrey, che non era un granché, secondo me era assolutamente... Ma è un boss unico. Non lo è. C'è lo spirito di Godfrey. Tecnicamente non è un boss unico. Ecco, lui è uno di quei boss in cui sentivo estremamente la mancanza di una barra della stabilità. Ne avevo un sacco bisogno, perché non capivo mai quando il cazzo andavo a destabilizzare con lo spadone e colpi in salto. Ah, Cipher, che figo, dai. È meglio di loro? Sì, perché lui vorrà comunque combatterlo, perché c'è molto meno spesso. E qua, dai. Perché vorrà comunque combatterlo per provare a vedere che cazzo ho sbagliato e vedere se posso fare qualcosa di differente. Però di per sé è molto me. A me non è piaciuto. Preferisco fare a Giant. Loro sono quelli che vorrei capire meglio come boss fight, ad esempio. E lui l'ho giocato talmente poco e non lo conosco, quindi questa è un po' la fase di nemici che vorrei capire meglio in futuro, nel caso. Ah, abbiamo messo i Godskin. Perché Godskin Noble così? Allora, Godskin duo, se lo vogliamo prendere come boss fight, va insieme ai Gargoyle probabilmente. Fa cagare il Godskin 2, credo che possiamo concordare tutti. Godfrey è la nostra barriera che divide i boss che proprio fanno cagare e tutto il resto. Sì, Godskin 2, che sono 4. Io ne ho sconfitti 5 addirittura perché avevo evocato. L'apostolo mi piace molto. Mi è piaciuto molto e ho addirittura l'ho combattuto con la Reduvia più 3 nella torre di Kaelid per la prima volta. Quindi c'aveva un sacco di resistenza e facevo zero danni con la mia pugnalino. L'ho sconfitto tanto a forza di sanguinamento praticamente. Però ogni attacco era riconoscibile, ogni attacco era sensato per la maggior parte. Mi piace un sacco anche la sua theme song e la sua soundtrack. È una delle poche che riesco a ricordarmi in modo dettagliato. Theme song sembra un wrestler. Devo dire che non ci ha fatto carenza di boss, ma la maggior parte sono brutti purtroppo, quindi sarebbe stato meglio forse averne di meno purtroppo. Per me è un B. Alto B probabilmente. Non ho mai avuto un singolo attacco che mi ha fatto dire ah, questo non me lo meritavo. Direi B. Sì, ne ho affrontati così tanti roster mai facilmente, certo, però a me piace lui. Per me è un alto B. Meglio di Elden Beast? Probabilmente sì. È stato proprio divertente farlo.
Per me anche A. Forse anche A. Poi potremmo casomai upgradarlo. God's Kid Noble invece mi piace di meno. God's Kid Noble, lui soffre, entrambi soffrono comunque del problema che appena ti allontani bevi una fiaschetta, ti lancia immediatamente la cosa addosso e, come ho già detto, mi fa cagare. Ma lui ne soffre ancora di più, perché addirittura quando va nella seconda fase inizia a rotolare. Capita spesso, almeno a me è successo molto spesso, che io o lo colpissi o facessi altro mentre mentre lui faceva la rotolata, interrompesse l'animazione della rotolata, mi tira un colpo di stocco e poi, senza che ci sia una transizione tra animazioni, perché è palesemente fatto male, inizia a rotolare. Bruttissima come cosa. È uno degli esempi più evidenti di quanto Elden Ring faccia input trading e punizione del giocatore per qualsiasi cosa che va a fare di input nel gioco. Mi fa cagare personalmente come cosa. Ma da quello che ho scoperto si può periare. Non credo che abbia un timing molto sensato, perché non mi era mai neanche venuto in mente da pensare che si potesse periare, perché pensavo fosse troppo grande. Se lo combatti da solo però non è neanche troppo male, e sono molto abusabili comunque con diverse meccaniche loro. Si può periare, molto si può periare, ma non è logico per la maggior parte. Tipo i nemici a cavallo, per me non torna. Qua. Ah dai. Secondo A. Perché i 5 draghi sono tutti uguali, quindi vanno tutti nello stesso slot tecnicamente, e poi c'è il secondo A. Il timing del parry di sotto. Molti timing dei parry secondo me sono fatti un po' malino. Va bene così secondo me, sì. Preferisco molto di più lui, e il Godskin duo va qua. Grafted Shion è l'erede innestato, vero? Allora, concordate con me che l'erede innestato come boss di tutorial è il peggior boss di tutorial che abbiano mai fatto quelli di From Software? Perché non insegna un cazzo, semplicemente uccide il giocatore e non c'è praticamente modo sensato di combatterlo se non che tu lo conosca a un livello incredibilmente dettagliato, perché non hai nulla per gestirtela. Mi ha fatto schifo. E anche quando lo combatti in giro per la mappa, è uno di quei vari nemici che soffre del problema che avendo un sacco di arti colpisce 850 volte al secondo, e quindi c'ha tecnicamente delle finestre di parry, ma non è uno di quei combattimenti molto figo come c'era nel passato, dove ti dà un colpo, te scansi, sfrutti quella minima finestra per attaccarlo, ma poi ti arriva l'altro colpo, quindi scansi nuovo, ma ti arriva un altro, scansi nuovo, si ferma per un attimo, poi colpirlo, roba simile. È semplicemente lui che fa così per 2 ore e te ogni tanto che fai così per colpirlo. Non l'ho mai apprezzato come combattimento. Non è neanche troppo un boss, ma è molto più boss secondo me rispetto a loro. Direi addirittura qua. Probabilmente il gioco ti vuole costringere a evocare. Non puoi evocare con il tutorial. Ma infatti il boss tutorial dovrebbe essere stato dato di Godric. Quello lì non è neanche un grandissimo boss tutorial. Però c'è? C'è, giusto? Sì, l'avevo visto, sì. Gundyr è infinitamente meglio, assolutamente. Anche Genichir è meglio. Anche il demone vagante è meglio. Anche il... Demone grigio di Demon Souls è meglio. Chi c'era in Dark Souls 2? Anche l'ogre di Dark Souls 2 era meglio, a mio parere. Lui penso sia uno dei peggiori, davvero. Chi c'era in Bloodborne? Il Bloodborne c'è nei lupi. Anche i lupi secondo me sono un migliore esempio. Lui secondo me è il peggiore, perché anche se sei un bravo giocatore, il 90% delle volte che tu lo uccida o meno non ci guadagni un cazzo praticamente. Ci metti meno tempo a farti uccidere e richiede semplicemente un sacco di fatica. Non serve a un cazzo secondo me. Proprio brutta come cosa quando incontri la mappa è tanto fastidioso. Quindi direi un F molto meritato. Grave Warden Duelist. C'è anche la versione marcia ascente per caso? Non mi sembra. Concordiamo che non è un boss? Cioè, lo incontri come prima volta tipo in una catacomba a Sepolchede, non ha per niente il feeling da boss. Lo incontri avanti nel gioco, è uno dei nemici più semplici da combattere.
è di un fascino incredibile. Credo che sia l'unico boss che non mi ha mai quasi ucciso, credo. Non è un boss per nulla. Però non è per niente fatto male. Lo metterei qua. Perché comunque quando l'incontro dici, ah, è un combattimento fatto per bene. Quindi ci sta. Non è un boss. Chi se ne frega, vai qua. Non mi cambia nulla, onestamente. Stirpe leonina. C'è anche la stirpe con la spadone di Radagon o no? No. Lui secondo me è già più un boss rispetto agli altri. Ne incontri qualcuno anche nell'Overworld, tipo al Sacro Albero, roba simile. Ma è un po' come comunque anche qualcuno di questi qua che abbiamo messo qua in cima, quindi non lo definirei non un boss semplicemente per questo. A livello di combattimento comunque rimane molto semplice. Il suo combattimento con il Crucible Knight al manto rosso fa cacare la merda, come molte delle boss fight doppie, perché non sono studiati per essere boss fight doppie. A livello di moveset tu puoi periarlo, se non sbaglio. Non mi ricordo se l'avevo periato, ma sono sicuro che tu possa periarlo. Forse non la prima volta l'ho periato, ma di sicuro in futuro l'ho periato. È abbastanza fragile, ma non ha neanche delle mosse troppo aggressive. My brother in Christ, it's misbegotten chimera and you are going to die. Esatto. Secondo me va bene. Secondo me è un C. Non è fastidioso per la maggior parte. Sì, ha poca poise, quindi puoi anche abbastanza spaccarlo. Sopra la demi-human queen, direi. Tanto adesso inizio a coprire qualcosina. Mi sa che faccio così. Perché tanto probabilmente l'S non lo coprirò mai con così tanti boss. Neanche la A forse ce ne saranno così tanti. Quindi lo alzo un pochino per caso mai farvi vedere un pochino meglio. Secondo me va bene qui. Meno interessante sicuro il combattimento rispetto a questi, ma meglio rispetto a questi qua che a mano appena sono boss oppure sono bruttini. Va bene. Fortisax. Allora, Fortisax è figo per me. Fortisax per me è figo. Io c'ho il vantaggio, tra virgolette, che Fortisax è il primo drago antico che ho visto. Secondo me Fortisax automaticamente perde punti perché ci sono troppi draghi antichi. Oltre a Lansax che incontri comunque all'alto piano di Altus. Cazzo, a Faromazuola incontri una roba come 5 di seguito e non sono neanche dei boss. Adesso Fortisax ha comunque delle mosse in più, ha delle cose differenti e lo rende comunque molto più figo. Assolutamente, ha delle cose Fortisax molto diverse e molto fighe. Però quello lì a me personalmente fa perdere dei punti. Perché se fosse stato semplicemente Fortisax, Lansax e Placidusax, ottimo. Con anche tutti gli altri, purtroppo a me fa perdere dei punti. Detto ciò, ha una meccanica strana lui. Ovvero che se rimani troppo fermo a lungo in un solo punto, ti punisce lanciandoti un fulmine sopra. Che dovrebbe essere una cosa fastidiosa, ma non mi ha mai dato fastidio personalmente. Non so perché. Perché ti fa fare, ti fa avere un approccio differente alla boss fight, dove non è un stagli sotto le gambe e martorialo all'infinito, ma devi continuare a muoverti. Sia perché lui ha attacchi ad area, che devi comunque stargli un pochino davanti per vederli e capire da dove ti arrivano. Sia perché quello ti spinge un pochino a continuare a muoverti, che secondo me già lo rende più interessante come combattimento. Rispetto a tipo tutti gli altri draghi antichi che sono andato sul culo e gli ho spammato i colpi e basta. Poi con le mosse che ha, la lore che ha, l'arena che ha, fighissimo. È una, non credo S, appunto per il fatto che comunque c'ha quella cosa che ti arriva addosso che non è fastidioso, ma può facilmente esserlo. E è un po' ripetuto comunque il tutto. Non è estremamente unico. Direi per lore lo teniamo vicino ai draghi. È sopra i draghi? Direi di sì. Direi di sì. Direi che è sopra i draghi. Perché c'ha tante cose in più ed è fichi. Cioè, uno di quei boss. Lui è uno di quei boss insieme a tipo Placidusax. Anche Elden Beast in parte. E pochi altri. Dove vedo alcune cose e dico: merda, che figo. Tipo, quando vola in aria con le due lance in mano, ti viene conto facendola. Incredibile. Quello è fighissimo per me. Mi fa guadagnare automaticamente dei punti. Lui è un boss?
Lo incontri mai con una barra di... barra della vita? No. Non credo che compaia mai con la barra della vita lui. Non è un boss. È carino come combattimento, non è un boss. Lo metterei tipo qua. Odio quando sono in coppia. Va bene qua. Non ci pensiamo troppo. Loretta. C'è anche Loretta di merda? C'è anche Loretta di merda. Perché? Anche qua. Avrei preferito se Loretta fosse stato un boss unico e basta, invece di avere la versione che protegge Ranni e la versione al Sacro Albero. Allora, Loretta è uno di quei boss che c'ha un po' il problema, come tutti quelli endgame, che fa un male poi. Fa un male allucinante come nemico. E molto spesso basta che ti prenda con delle combo, visto che può creare le spadine cariane che si attivano in automatico, più casomai il colpo con l'arco, facilmente ti one shotta perché ti arriva tutto contemporaneamente e vieni sciolto ovviamente, perché ti arrivano quattro lance di gigantesche di magia più cinque spadine, ovviamente muori. Quello mi fa impazzire. Però l'ho apprezzato. Bello che tu lo possa pariare. È anche uno dei boss a cavallo più semplici da pariare, a mio parere. Che c'ha un timing più sensato. Oddio, Loretta spamma troppo. Se non evochi, arriva ad un punto che è infattibile combatterla. Io l'ho fatta al quinto tentativo, sesto tentativo, praticamente quasi no damage. Quindi è uno di quei combattimenti, come molti quelli di Elden Ring purtroppo, che sono tutti molto sbilanciati, dove o te sei te a bullizzare il boss o è il boss a bullizzare te, che a me non piace come cosa. Infatti quelli che vediamo qua in cima, secondo me è un po' di quelli in cui non succede mai troppo. Con il Godskin a posto non può succedersi, però. Però perché tipo se lo addormenti lo uccisi tantissimo. Però è figo che comunque puoi farlo. O è B o A per me automaticamente Loretta. Questo qua è praticamente lo stesso. È solo la fase 1 senza la fase 2. Meglio dell'altri? Sì. Meglio di Noxtella? Sì. Meglio di Nihal? Nihal e Loretta sono molto nella stessa categoria, perché sono gli unici boss unici che hanno una versione più semplice che incontri prima. Quindi sono molto simili. Ma Loretta ha chiaramente meno problemi rispetto a Nihal, a mio parere. Anche a livello di design piace un sacco questa armatura. Ha fatto appena danni e sbilanciato. Non mi piace. Non riesco a spingerlo sopra per me. E te sei meglio di comandante Nihal. Ti metto qua tipo. Non cambia troppo. Secondo me è giusto, sì. Preferisco il Black Knife e l'Elden Beast. Black Knife però sono molto belli, però semplici. Elden Beast, sì, sure, dai. Va bene qua, Loretta. Vicino alla comandante Nia, secondo me è giustissima come cosa. Mad Pumpkinhead, non è un boss. Questo è uno dei boss che... è uno dei primi boss che ho incontrato nel gioco e ho detto, ah, questo qua non è un boss. Come lui, possiamo metterli subito insieme. Lui credo sia il peggiore in assoluto, quindi lo mettiamo in fondo. Lui lo mettiamo vicino a lui, qua. Qua l'ho messo. Vicino al mago. Perché entrambi sono molto tencosi che ti attaccano in modo fastidioso. La Mimic Tear. Allora, la Mimic Tear è ovviamente super semplice. E anche un sacco abusabile. Basta che entri nel combattimento nell'arena nudo e poi ti rimetti l'equipaggiamento e lo vinci in automatico nel combattimento. Il fatto che venga ripetuta è una puttanata, a mio parere. Stupidissima come cosa. Però è figo. Il fatto che sia sempre un boss unico in quanto usa la tua stessa build è molto figo per me. È comunque un combattimento contro un NPC che non sono mai un granché. Però è proprio figo di concept, secondo me. Non credo di poter giustificare un B. Però un C sì. C di sicuro sì. Anche un alto C, secondo me. Tipo, di sicuro preferirò sempre combattere Mimic Tear rispetto a loro. Penso. Godskin Noble loro vorrei riprovare a combattere, quindi teniamo la Mimic Tear qua. Ci sta. Hai visto il cut content della Mimic Tear? Sì, è un peccato che non ci sia. Spero che gli aggiungano le cose. Secondo me i DLC di Elden Ring, le cose che meno sono state esplorate,
Per quanto sono ottime chance che ci siano delle città di Michela, le cose meno esplorate per me sono Melina, Marca, le città eterne e qualcosa a tema degli esterni. Comunque sapere qualcosa in più è sempre utile. Il mare, il mare anche. Sarebbe figo un delle 5 incontri il crogiolo, però. Però non so. C'è Mog di Omen e Mog Lord of Blood. Ok, sono separati. Perché? Capisco già più Margit e Morgoth. Ma loro no. Non è un mistero che Mog non mi sia troppo piaciuto. Come molti boss del gioco non ha un cazzo di senso che sia debole al sangue e al suo stesso elemento. Non mi ha fatto troppo impazzire perché uno, c'è anche una mossa in cui ti colpisce per forza in automatico. Il sangue di Mog è pregabile con rappresaglia, ci sta, probabile. Ma non è quello il problema del suo combattimento. Lui è una cazzo di spugna. Lui è una cazzo di spugna. Aveva un'arma più 10. Ok, che era uno spadone di fuoco. Lui era resistente al fuoco per la maggior parte. Ma non gli facevo danno. Non gli facevo nessun danno. E ogni volta. Ci ho messo appunto una roba come quasi 60 tentativi anche per lui, mi ricordo. Ma a differenza tipo del Godskin Apostle o Margit o altri combattenti del genere, lui è stato particolarmente tedioso perché è proprio lento come combattimento. La prima fase è una puttanata per la maggior parte. Prende un sacco di colpi in faccia, sta lì a prendere mazzate e poi basta. Ma ci metti comunque una roba come 2 minuti perché ogni arma che avevo non faceva danni. E secondo me è sbagliato che venga previsto che il giocatore debba avere una build così tanto ottimizzata per fare qualsiasi tipo di danno. La seconda fase soffre del problema come tante altre boss fight, tipo Godfrey a mio parere, che cazzo non si ferma. Sta a mezz'aria, non puoi toccarlo. Tira le artigliate che esplodono pure con ritardo. Non puoi sfruttare quel momento lì per attaccarlo. Allunga le combo ancora di più nella seconda fase, aggiungendo pure di altri passi. Salta in avanti, salta indietro. C'hai pochissimi spazi per attaccarlo. Diventa incredibilmente fastidioso, a mio parere. È figo. Dovrebbe essere visto però un pochino. Tipo, non fargli riguadagnare con il Nihil una roba come 10.000 punti vita, perché non è divertente. E cazzo, dammi uno spazio per attaccarlo. De, io l'ho one-shotato con Comet Azure. Sì, vabbè, ma puoi one-shotare tutto con Comet Azure. Puoi one-shotare l'Elden Beast con Comet Azure. Puoi one-shotare il Fire Giant con Comet Azure. Non credo sia un punto di riferimento. Non so dove metterlo. Per cui ti è andata la goccia del balsamo o quello che è. Sì, ma comunque lui rimane comunque curato e prende comunque un pochino di danni, che a me non piace comunque. Perché dovrebbe cura proteggere al 100%, secondo me. Perché anche con quel poco che mi faceva di danno attraverso anche l'ampolla, se non me la curavo comunque con una con l'ampolla protettosa, se non mi curavo comunque con un'ampolla rossa, mi manciottava dopo, quindi dovevo comunque curarmi. Perché facevo comunque un male della madonna per un boss endgame. Però non è fatto male. Non andrà mai in B, ve lo dico subito. È vicino a Godfrey per me. The Omen non so che dire. È la prima fase, basta. Sì, The Quarry l'ho visto cos'è. Per adesso non ho troppo interesse a giocarlo. Anche lui proverei a combatterlo, perché è comunque un boss unico. Boss unico. Dio santissimo. Mettilo qua accanto, dai. Mettiamolo un pochino più in basso, perché sì. Mettiamo qua. Giusto bene. The Omen per me è più alto. Tecnicamente è più pulito come combattimento, ma è chiaramente la versione castrata di questa boss fight qua, quindi non so, per me è difficile vederlo in qualsiasi modo differente. OF. È sotto Godefroy.
Ce n'è qualcuno comunque decente, lo mettiamo qua. Troppo ripetuto. Ha delle hitbox di merda. Ti segue anche lui tantissimo con il tracking. È orribile da vedere. Molto spesso muore one shotato perché fa la corsa. La corsa è una hitbox strana. Ti colpisce. O sei caduto sulla lava, vieni one shotato. Incredibilmente fastidioso. Soltanto fastidioso quando le incontri. Ce ne sono anche troppi. Ce ne sono tantissimi. Sì, peggio dei gargoyle secondo me non ci andremo praticamente mai. Non credo sia nessun boss peggio dei gargoyle. Lui è più fastidioso però. Per la singola volta che lo incontri è più fastidioso. Quindi metterai qua. Qua va bene. Bastano 4 caricati o 5 attacchi in salto di fila e cade. Cade nel senso che perde la stabilità? Sì, ok, ma non c'è la cazzo di barra della stabilità. Quindi se tu non lo sai non potrai mai saperla come cosa. Quindi non è una cosa che posso valutare troppo personalmente. Perché manca la barra della stabilità in questo cazzo di gioco. E ce n'è estremamente bisogno a mio parere. Perché serve per le build pesanti. Tanto c'è molta gente che mi ha detto, tre colpi in salto contro Godfrey, lo stordivo. Io no. Io ce ne mettevo 10 di colpi in salto. Non capisco come cazzo facevate voi a stordirlo in 3. Non capisco. Ah. Ok. Non ho troppo da dire su questo qua. Ho già fatto un discorso di 10 minuti nel video di Malenia, riguardante Malenia come cosa. Non è un boss palese. È un abominio. Allora, Malenia è un boss fighissimo. È un boss incredibile. Ma mi fa cacare. Mi fa cacare Malenia. La Blade of Aqua, come si chiama? Dance of Aqua, Dance of Water. Dance of Water, come si chiama? È un attacco che non doveva avere. Ci sta che si cura quando ti colpisce. Ma secondo me si cura comunque un po' troppo. Secondo me comunque fa un po' troppi danni per quanto sia veloce lei. È la dea della marcescenza. La marcescenza non mi ha mai colpito una singola volta in tutta la boss fight. Il che secondo me è un problema anche quello lì, perché non è a tema corretto con il resto del combattimento. Ed è assolutamente stupida come cosa il fatto che si cura attraverso gli scudi. È stupidissima come cosa. Lei soffre del problema tanto quanto la marcianza te la dava la fiore nella seconda fase. Sì, ma non mi ha mai colpito. È di un facile. Se il fiore ti prende, ti one shotta. Se ti allontani, l'hai scansato, la marcianza non arriverà mai al massimo. Quindi non verrà mai colpito dalla marcianza. Lei è il boss di più in assoluto nel gioco che soffre il boss design di Elden Ring, dove è estremamente inconsistente. Il boss può randomicamente decidere di non terminare la combo e allungarla più a lungo. Perché ad esempio c'è una mossa che è incredibilmente facile da abusare, che è quella in cui fa un colpo in alto seguito da un colpo in basso. Lei basta che gli giri intorno nel metodo corretto e gli puoi fare addirittura l'arte dello spawner di Cida in faccia, che è incredibilmente lenta, quindi c'è uno spazio gigantesco per fargliela. Ma randomicamente può decidere di combinare quella mossa lì con la Waterflow Dance. Quindi se hai appena iniziato a fare qualcos'altro, probabilmente sei automaticamente morto. Può concatenare mosse con altre in modo abbastanza arbitrario in questo caso qua. Ma più che altro ha una evidente debolezza questo boss qua, ed è la stabilità. Peccato che è random, perché alcune volte con spadone Cida, che è un cazzo di spadone pesante, la colpisci e rimane stalloccata per fare 3 colpi in faccia. Ma altre volte gli dai un colpo in faccia, lei ti ignora, ti fa una combo in faccia e sei automaticamente morto. Quindi automaticamente quella strategia lì con un'arma pesante diventa incredibilmente meno facile da fare, perché alcune volte ci dè così perché sì, che non vuole essere stalloccata e non vuole essere colpita e messa in indietro. Cioè è per armo completamente random, perché alcune volte puoi interrompere gli attacchi, alcune volte no. È completamente a caso, ma ascolto, faccio una ragione. E ci ho fatto 170 tentativi contro. So periare ogni singolo attacco. Non c'è una ragione per me. Anche il fatto che abbia 2 barre di vita separate ci sta, ma ci sono troppe cose legate sopra il combattimento che la rendono secondo me troppo. O fai in modo che non si curi quando ti colpisce, che quindi la rende più fragile e rende il combattimento molto più veloce. O fai in modo che faccia una frazione del danno. O fai in modo che non abbia la Waterflow Dance automaticamente, già meglio come combattimento. Devi levare qualcosa, c'è troppo. Detto ciò,
uno dei boss automaticamente più memorabili del gioco. A livello di design, incredibile. A livello di lore, incredibile. Arena anche molto bella, devo dire. Ma troppo sbilanciata. Non riesco in nessun modo a dargli più di... C. È da C in giù per me. Io praticamente sono una persona che è estremamente infastidita da i giochi quando sono sbilanciati. Quindi probabilmente io sono molto più colpito da sta cosa rispetto a molti altri che dicono vabbè, mi fa troppi danni, ma chi se ne frega. A me fa cagare come cosa. È motivo del perché Bloodborne ancora oggi per me è uno dei... Per quanto sia incredibile come titolo di From, è ancora molto in basso nella mia tier list di giochi di From, in quanto è molto sbilanciato. Elden Ring lo segue a ruota, purtroppo, in questo senso qua. Lei di sicuro va nella fascia qua di nemici che voglio comunque combattere. Dipende dove. Sopra il Godskin Noble, sopra Mog anche. E comunque è più figo. Sopra Godfrey. Secondo me il Crucible Knight rimarrà sempre così. Il Crucible Knight è il divisore. Se supera il Crucible Knight sei automaticamente in B. Lo supera. Il Crucible Knight è talmente più pulita come boss fight e non riesco a metterlo sopra. Per me è lì. È top di C. Capisco perché molti possano non concordare, ma purtroppo per me è così. Non ce la faccio. Ma il Crucible Knight è overspammato. Nonostante ciò non mi ha dato fastidio esattamente come i Black Knife Assassin o gli Earth 3 Avatar, perché comunque ha senso. Non è tipo a caso come il Mago Wyvern che dici ah, un drago diverso e poi ne trovi 40 consecutivi. O anche i Gargoyle che ne trovi 50 a caso, o nemici del genere. Almeno Malenia è unico, sì, però vedi che essere unico li aiuta a guadagnare punti, perché non sono in basso a C e non sono mai finiti in F. Ma non li può aiutare più di tanto, purtroppo. Malekith. Ora passiamo a Malekith, basta Malenia. Mielesa cosa? Grazie, momento per la prima volta, thank you. Tra l'altro c'era anche Teo prima, grazie, momento per 7 mesi. Sai che non ti avevo ringraziato? E anche... Manuel Soppo, grazie, abbiamo tipo 2 mesi, è la prima di legno. E è come quel secondo mese di sub, non è proprio il secondo di fila, ma il pensiero che conta, giusto? Yeah, sure. Malekith è fighissimo. Malekith è fighissimo. Allora, dovrei combatterlo meglio, perché comunque non può speedrunata la seconda fase con il sanguinamento in questo caso qua. Un po' me ne pento, perché avrei voluto capirlo meglio come combattimento. E non ho mai capito come funzionasse il parry, perché credo che... Ho visto adesso online come si parria... Non è gli attacchi che mi aspettavo. Gli attacchi più pesanti di Malekith sono quelli che puoi periarli, che è molto strano. Ma credo che siano anche semplici da periare, quindi quello credo bilanci molto il combattimento. La prima fase è un po' sempliciotta e fa... Cioè non è male, però non è neanche incredibile. Malekith però a livello design è... incredibile. È di sicuro uno dei boss, anche lui a livello di impatto visivo, migliore in assoluto nel gioco, assieme probabilmente a loro e a lei, a mio parere. Vorrei un sacco di combatterlo lui per capirlo meglio. Si deve parare l'attacco dopo l'onda di morte. Sì, l'attacco pesantissimo che fa Malekith quando è a mezz'aria e viene in testa con un affondo verso il basso è l'attacco che può pariare. Non è logico questa, secondo me è una cosa che comunque non gli fa, non gli va a favore. È un po', forse troppo, anche il fatto che le sue fiamme consumino così tanto dei tuoi punti vita e che la telecamera non è il massimo. Ad esempio, lui è uno di quei nemici in cui ti serve tenere la telecamera loccata, ma con lui funziona male. Lui funziona molto male e non puoi gestirla come un drago che è abbastanza lento, dove puoi tenerlo sloccato, perché tanto puoi seguirlo te con l'analogico. Lui salta da una parte all'altra, non ci riesce altrimenti. Intanto addirittura si stacca il lock-on da quanto si incasina. Quindi quello di sicuro gli fa perdere i punti. Dovrei
combatterlo una seconda volta. È qua o sopra, eh? Anche Veo di Lore è molto figo. Dai, se non diamo lui a S, che cazzo lo diamo? Preferisco Placidusax, però. Placidusax per me è meglio. Ecco, problema di Placidusax che non ho detto prima. Perché cazzo devo correre per un minuto e mezzo per raggiungerlo? Mettimi una grazia, qualcosa. Vabbè. direi male che trovo qua. Sì. Vorrei combattere la seconda volta, però mi ispira un sacco. Tipo, appunto, il gioco che fate... Discorso che il gioco è sbilanciato. Se ti presenti da Malekith con la cenere di guerra della fiamma di manto rosso, basta utilizzarne due e automaticamente lo stallocchi all'infinito. Gioco è sbilanciato a merda. Non è il massimo. Ora Malekith e Morgoth. Anche Malekith c'è prima un boss da battere per fare un chilometro di strada. Sì, potremmo fare anche lì una cosa più vicina, però... La Gurank non è male, secondo me. È un po' fastidiosetto Gurank, ma non troppo, secondo me. Malekith compensa. Per quanto anche Malekith sia assurdo. Margit e Morgoth. Ah, Margit e Morgoth. Margit e Morgoth ho doppie opinioni diverse. A differenza di Mog e Mog, Margit e Morgoth sono abbastanza diversi che posso avere due opinioni differenti. Perché Margit ha prima fase, seconda fase. Morgoth invece è seconda fase e terza fase. Quindi sono comunque differenti. E sono in punti talmente diversi del gioco che secondo me si possono valutare in modo completamente diverso. Allora, Margit... No. Margit non va lì. Margit non va lì. Non va al castello di Gran Tempesta. Non va al castello di Gran Tempesta, Margit. Cazzo. È un boss che ha input reading. Ha... combinazione di combo completamente a random, a attacchi con colpi molto rallentati, seguiti poi da un colpo in sacco veloce, che è una cosa che è stata introdotta in Dark Souls 3 perché è il boss più difficile del gioco, e il boss segreto di Dark Souls 3, che è considerato all'epoca, prima delle DLC, era considerato il boss più difficile del gioco, aveva questa caratteristica. Ce l'ha Margit, è il primo boss del primo cazzo di dungeon, non va bene. Non va bene. È fatto bene, ma anche lui, esattamente come molti degli altri, dovrebbe avere qualcosina in meno, secondo me, prendo il più sensato. Si fa anche elemental damage oltre lo scudo, quindi non puoi neanche aiutare il giocatore che ha appena iniziato a giocare e che si difende dietro uno scudo. Anche lui ha bisogno, secondo me, di una barra della stabilità per capire quando lo destabilizzi. Non è per niente comprensibile che puoi periarlo. Credo si possa anche backstabbare, ma non ho... Qualcuno mi ha detto che si può backstabbare, non so come. Non va bene. Praticamente poi per quel punto del gioco lì, secondo me non va bene. Non va bene. Lo mettiamo insieme al fratello? O lo mettiamo insieme al comandante? È uno dei due per me. No, no, non è sotto Gregorio. Sotto Gregorio sono molto peggio. Va qua perché comunque è fatto bene come combattimento, dai. Morgoth invece, Morgoth va sopra. Morgoth per quella fase del gioco lì va bene. Cazzo, è il boss finale di Lendel la prima volta che ci vai. Ha un'arena più grande dove non rischi di cadere di sotto e non c'è le cazzo di lance che ti bloccano mentre cerchi di scansare, come è successo un sacco di volte con Margit. A quel punto del gioco lì sei comunque preparato per gestire quello che ti va a tirare contro. Non fa troppi danni, tu gli fai una quantità di danni sensata. Puoi periarlo comunque, anche se non ho ben capito dove, però puoi periarlo anche lui. Per me è una. Perde punti perché c'è Margit, quindi non riesco a metterlo sopra il Godskin Apostle. Perché secondo me non ha senso. Va bene qui. È in basso ad A. Però è buono. È buono come combattimento. Comunque troppo. Comunque combo troppo lunghe per me. Ah, il cavaliere di notte. A me piacciono i cavalieri. A me non piacciono i cavalieri di notte. A me non piacciono loro.
Il loro tempismo di Perry è insensato, perché ce l'hanno. È fastidioso che quando li butti giù dal cavallo alcune volte, se non li ha colpiti abbastanza volte, risalgono su e c'hanno praticamente stabilità infinita. Il combattimento, o sei te che rimani fermo con lo scudo e gli fai il counter attack, o è un girare all'infinito per due ore con il cazzo di cavallo, ed è molto poco divertente. E sono troppi per quanto poco sono divertenti. O top di F o in fondo a C. F. Ah, non l'ho battuto. Ok che non è un boss, ma non l'ho battuto loro perché ho buggato la boss fight. Quindi li mettiamo nei boss che voglio combattere. No. Vai qui. Sure, va bene. Il demone capra. Anche lui non è tanto un boss. Poi ne ha fissato anche quello, sì, l'ho visto che l'ha fissato. È stato proprio, la patch per fissare è uscita due giorni dopo, credo. Da quando l'ho registrato io. Quando ormai era già uscito il video, non c'era... Era già stato fissata come cosa. Omen Killer non è un boss per me. È il demone capo, ma anche il demone capo non è appena un boss, quindi... Come combattimento però non è male, lo metterei qua insieme a lui. Svolgo entrambi un po' lo stesso ruolo. Patches. Per tutto il bene che voglio a Patches, non è un boss Patches. È molto, è comunque unico, è differente ed è super originale all'interno del gioco. Ma non è un boss. Secondo me non è troppo un boss. Però anche Gideon è un invasore, lui ne considera un boss. Cioè, valutiamo Patches. Patches è un boss. Patches è assolutamente un boss, se non dare il titolo di boss. Non ha viaggiato attraverso Lordran, Boletaria e tutto il mondo per non essere considerato un boss. È assolutamente un boss. Pensa che a Saldar l'hanno spoilerato. Minchia, peccato. Sopravvagito sta... No. Allora, fighissimo secondo me. Perché quando lo incontri, visto che già lo conosci, e senti la sua voce e vedi che è un boss, dici... Merda, Patches è un boss, che è una figata. Però poi diventa effettivamente Patches che arriva a metà vita e dice... No, fermo, non mi picchiare. Perfetto per Patches. Un sacco a tema fatto bene. Questline di Patches... Una merda in Elden Ring. Cioè, non succede niente. Non che succeda molto in altri quest di altri giochi. Però, tipo, anche lì... Consegni le nacre alle di Tanith e non succede un cazzo. E poi lui torna alla grotta e si... Masturba per il resto dell'eternità. Ok. Però cazzo è memorabile. Ci sta bene vicino a Mimic Tear, adesso che ci penso. In entrambi i combattimenti fisici con un giocatore. Ci sta bene. Ci sta bene vicino a Mimic Tear. Perché no? Sure. Mentre tra quelli che vuoi affrontare. Sì, c'è già. È da Mimic Tear qua che sono i boss che voglio affrontare, quindi lui c'è già. Dicono c'è del cattolante su questo. Mi sembra evidente, personalmente. Lord Donice non è un boss. Lo incontri una volta come boss, però lo incontri tipo a Liurnia, in una galera, quando sei esplorato bene la prima volta che lo incontri è a Sepolcrede, in giro normalmente, oppure all'altopiano, in giro normalmente. Non è un boss. Combattimento però carino. Anche lui lo metterei tra questi qua in alto... Di combattenti umani che sono simpatici. No. Questo è il meno boss del gioco. Va qua lui. Forse addirittura qua. Lui è peggio perché fa anche carico come nemico base. Ah! Lo spirito ulcerato. Allora, lo spirito ulcerato so che a molti non piace. E lo capisco benissimo come cosa. Lo spirito ulcerato, tanto in inglese è putrid tree spirit.
È molto diverso dal lucerato. Perché questo qua è con marcia scente. Non c'è l'altra. Ok, va bene. Allora, ha l'enorme problema che se lo locchi la telecamera fa cagare il cazzo. Ma come anche Placidusax, come Fortisax, come l'Elden Beast in parte, come molti nemici grandi. Quindi non è una cosa nuova. From non la sa fixare come cosa. Ah, tra l'altro, volete sapere un altro problema di Godfrey? Mi è venuto in mente adesso. Il lock-on su Godfrey è leggermente più in alto. E Elden Ring ha come problema che quando il nemico è più alto di te, tu automaticamente fai dei colpi più verso l'alto. E la maggior parte delle armi ha un range minore quando punti verso l'alto. Perché tipo con spadone di Cida, se punti verso l'alto fai più così. Invece di fare un colpo utilizzando il massimo del tuo range, fai un colpo così che molto spesso manca. È una cosa che spero fixino, perché è fastidiosissima. Ci sono un sacco di boss che hanno la hitbox leggermente più alta, o meno, hanno il lock-on leggermente più alto, ed è più difficile colpire tanto perché hanno più alto. Se l'avessero alla base, vi assicuro sarebbe più facile prenderli. Ok, altra cosa che dovevo aggiungere. Per questo ci sono mille problemi con Godfrey. Lo spirito ucciato, quando ne incontri anche l'arena, non è per niente adatta. Perché quando vai in seconda fase fa l'esplosione, l'esplosione occupa un po' come Nihal il 75% dell'arena. E se non sai che sta arrivando, visto che non si attiva sempre al stesso momento, ti colpisce, non ci può fare praticamente un cazzo. Più anche le fiamme che sono random, mentre devi anche stare parte attento al boss, non è il massimo. Però è uno dei boss che so, cioè, è facilissimo scansarlo, è facilissimo colpirlo, è un sacco gestibile. Forse perché l'ho combattuto 60 volte inizio gioco, e questo qua me ne rendo conto anche io. Ma cazzo, è facilissimo da battere. Per quanto ha quei problemi, e sì, ce li ha chiaramente, quindi non gli darò mai un S chiaramente, non è malissimo secondo me. Che poi io immagino sia un avatar contorto, non è idea che cazzo. Anche a livello di loro non sa un cazzo di loro. Che non sappia un cazzo perché è un boss tagliato da Dark Souls 3, quindi è per questo forse che non c'ha molta lore. Forse base di B. Forse lo lascio addirittura qua. Lo incontri tanti, però forse troppi li incontri. No, ne incontri troppi. Perde molto senso della boss fight a un certo punto. Un po' troppo anche. A me rimane in testa perché l'ho combattuto per 60 volte, ma non è molto boss fight a un certo punto in poi. Non è nella fase di boss che vorrei ricombattere, ma va bene qua. Sì, all'ende ce ne sono 4 di stessi qua nella capitale in cenere. Radagon. Ah, Radagon. Questo è uno dei pochi boss in cui non ci devo pensare troppo, penso. Cosa ne pensate voi di Radagon? Anche lui, come Morgoth, come Godfrey, Mikela, come molti altri, soffre del problema che inizia ad attaccare e cazzo non si ferma. Colpo, 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 si teletrasporta, colpo dall'alto, mossa, salta in aria, ti lancia il colpo così, 3 colpi per terra, esplode, si avvicina, da un altro colpo, un po' troppo. Si è fermata la musica? Sì, YouTube non credo sia più guardando, ascoltando la musica. Sto ancora ascoltando la musica. Fammela sentire. Però lo puoi pregare abbastanza facilmente, perché i colpi in cui si può pregare sono comprensibili. Ha stabilità infinita, che non è il massimo e non mi fa mai troppo impazzire quando sono così stabili, così resistenti. Ma cazzo, è figo. È uno di quegli altri boss che quando lo vedi dici, tira il colpo a terra con la sua runa che copre l'introppamento, che poi esplode. La maggior parte degli attacchi ha senso come si scansano, non sono una roba random, assolutamente senso. È facilmente anche abusabile, forse un po' troppo. Ma non è un grosso problema, perché anche Gwyn lo era, e a me non mi ha dato problema che Gwyn fosse troppo abusabile.
Perché, esempio, se guardate l'episodio finale di Elden Ring, quando lo batto, cazzo, non mi tocca. Io ho fatto pam pam, colpo di spada, colpo di spada, colpo di spada, colpo di spada, l'ho sciolto. Però è figo, è molto figo. Il problema, almeno con me, è che se pariavo un attacco, quello successivo era sempre lo stesso. Succede con il 90% dei boss, onestamente. Ma Lenny è così. Da quel poco ho visto, Morgoth spesso lo fa anche. Non so altri. Dai, S. Lo metto sotto Placidus Axe e Malekith Man S. È parecchio pulito. Non c'ha niente di veramente troppo male. Fa forse troppo male, ecco. Come tutti i boss di fine gioco, fa forse un po' troppo male. Però c'è i modi tecnicamente a quel punto lì per gestire la cosa, comunque. Sì. Sì. S. Top S lore pure per il cavallino, eh. Cavallino. Sì. Non riesco a giustificare metterla in A. Magari sei anche subito perché combatti contro Red che non posso animare. Io me l'aspettavo, ma forse io avevo comunque giocato il gioco in modo molto anormale. Lupo rosso di Radagon, o no? Oh, ok. Avevo cliccato tasto sulla tasta. Il mio mouse che ricaricava la pagina. Per fortuna non l'ha preso. Lupo rosso di Radagon. Lo incontri una volta come boss e lo incontri tre volte nell'open world. Uno nella città eterna, uno nei campi consacrati e uno a Liurnia, se non sbaglio. Meh. Non mi fa impazzire. Salta un po' troppo in giro e quando ti attacca con le magie da distanza sono fastidiose. Meglio di altri sicuro, però. All'incirca qua. Vabbè, va bene qui, dai. Anche lui c'ha capelli rossi, teniamo vicini uno con l'altro, perché no? Rykard. Allora, Rykard, gimmick boss fight. Finisce nella categoria delle boss fight gimmick, in questo caso qua. Con il solito, tecnicamente è con il solito sistema delle boss fight di... di molte gimmick che hanno fatto in Souls. Ovvero con la spada della tempesta. Non so perché gli piace un sacco fare questa cosa, ma la fanno spesso. Allora, non riesco a dargli troppo merito perché ha delle hitbox molto opinabili. Molto opinabili come combattimento. Tanti nemici hanno delle boss fight, delle hitbox opinabili. Lui particolarmente ha delle hitbox opinabili. E quando va nella seconda fase, quando diventa Rykard e inizia a creare tutta quella cosa gigantesca, con il fuoco che ti segue, roba simile, in alcuni momenti ti arriva così tanta roba addosso che è completamente bullshit. Dai, ma ce l'ha fatto con Luigi Katana. Perché? Per quale motivo? È molto figo a livello estetico, è molto carino come combattimento, per quanto sia comunque semplice, sia una gimmick, ma ha chiaramente dei problemi. Se non avessi quei problemi lì, andrebbe in A. Comunque i problemi lì però rimane in B. Dove però in B? Poi anche lui sbilanciatissimo, basta che spammi un determinato attacco con il tempismo giusto e lo stallocchi all'infinito. Sopra lui direi. È unico, è figo. Basta. Sì, basta così. È unico e figo. A livello di lore, Rykard non è il massimo a tutti i lore. Uno di quelli qui si sa di meno, secondo me. Però va bene qua. Va bene qua. No, non è... mi ero dimenticato anche di te. Vai. Dov'è? Qua. Qua, va bene. È un boss. Sir Gideon Ofnir. Sir Gideon Ofnir.
è un boss di merda. Ah, è da F in giù. Dove va in F? Allora, so che molte persone diranno, ma è così facile. È facile se gli interrompi il monologo. Se non interrompi il monologo è un invasore NPC di Elden Ring, quindi ha risorse infinite. Quindi lui ti spamma una roba come 40 dardi in faccia che ti bisciottano e fa costantemente, si copre pure con l'abilità che ti esplode in faccia alcune volte. C'è troppa roba fastidiosissima ed è un combattimento poco memorabile, dove o tu lo bullizzi o lui bullizza te. Non c'è niente di carino, è fatto malissimo. Sbilanciato, una merda. Sotto Godefroy. Meglio Godefroy. Meglio di loro? Sì. Mi fa cagare la magma vivo. Sì. Ben così. Soldato di Godric. To the moon, baby! Woo! No. Va bene, il meme di soldato di Godric. Fighissimo e tutto. Chiaramente se facciamo una seconda run di Elden Ring, lui sarà il boss finale e lo sappiamo tutti. Ma non è un boss. Dobbiamo essere onesti. Non è un boss. Spirit Color Snail. Carina come idea. Non mi piace il combattimento con il doppio Godskin Noble. Godskin 2, diciamo, separati però. Più carino quello con il Cavaliere del Crogiolo. Ed è carino incontrarli anche in giro per le arene. Però non è un boss, un nemico base. Perché lui ti evoca anche i lupi, ti evoca i combattenti base. Cioè non è un vero e proprio boss, onestamente. Ha delle minime gimmick che lo rendono un boss, ma non è un boss. Lo mettiamo un po' più in alto lui, dai. Che c'ha qualcosina in più, lo mettiamo qua. È carino anche, dai. Avevo visto, sì. Sono gli spiriti ancestrali separati. E ci sono molte A in fondo. Abbiamo iniziato con B. Abbiamo fatto da B a Z e poi c'è l'A. Chi cazzo ha fatto questa tier list? Non importa. Il cervo. Lo metto qua perché così vedete per bene. Perché ormai sta tutto diventando parecchio pieno. Non è qua il punto definitivo. Il cervo. Allora, anche lui. Per me è un peccato che ci sia la prima fase che non era, cioè il primo incontro che non è per niente necessario, e il secondo incontro che è il vero incontro. È un po' me come cosa. Questa è chiaramente la versione castrata. Ha meno attacchi, non fa niente di troppo. È un po' me. È carino come combattimento, però è un po' castrato chiaramente. Direi lui A e l'altro in basso a B. Sì, non mi piace il fatto che si curi e non puoi fare niente. Però visto che comunque lui è uno di quei boss che c'ha molti spazi per attaccarlo, e a differenza di altri invece dove attaccano all'infinito, lui c'ha molte occasioni per curarsi. È uno dei pochi boss in cui la prima volta ti fa la cura dici merda, ma si cura, è uno stronzo. La seconda volta dici anche se sicuramente non cambia troppo nel combattimento, quindi non lo sento molto come un peso. E aggiunge comunque al senso di lore del boss, perché assorbe l'energia degli altri spiriti. È carino comunque come estetica e tutto. Secondo me è carino. Secondo me va bene così. È troppo semplice per andare più in alto in A, secondo me. E lui è, non può andare sopra B a questo punto qui. Boh, a me è morto subito perché si è incastrato sotto terra. Non conta quello. Renala, Queen of the Moon. Anche detto i diaconi 2. Allora, la prima fase è i diaconi 2. Non è niente. È forse anche un po' fastidioso che ogni volta devi fare per raggiungere il combattimento. Non ne sono sicuro, l'ho fatta first try. Ho addirittura fatta evocando Frozen, perché così c'era più punti vita. Ma l'ho comunque fatta first try, perché ero comunque estremamente overpreparato. Mi piace la seconda fase, ma non mi piace troppo che evochi. Anche se le evocazioni sono molto più gestibili, perché basta correre via e scompaiono, da quello che ho visto. Quindi è già meglio. Però ad esempio evoca lui e mi sta
mi dà fastidio. Evoca Alter Ego invece di questo tipo qua mi piace come cosa. Evoca i lupacchiotti, ci sta. Molto 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 bella l'arena, molto bella, molto Bloodborne, molto bella. B, e come te anche la seconda fase non è incredibile, perché ti spara semplicemente delle magie da distante e tu quello che devi fare più che altro è starle vicino, sfruttare le occasioni in cui uno sta attaccando per fare roba. Però comunque un boss unico e molto memorabile anche lei. Non è però incredibile. Dai, lei batte Black Knife Assassin. Va bene, dai, va bene qui. Non è secondo me il livello di Elden Beast. Entrambi con un'arena incredibile, ma c'hanno entrambi problemi con il combattimento. Però bello, dai, ci sta. Per niente male. Lui lo odio. Lui è come il Grafted Sean, il re d'innestato. Fastidiosissimo da combattere. Credo che utilizzi le cure sia lo stallocca, sia gli fa un sacco di danni. Però non è un boss. Non è un boss, lo mettiamo in fondo perché mi fa anche cagare come nemico base. Non mi piace. Rune Bear non è un boss. Anche lui fa cagare come nemico base. Non ti droppa un cazzo. È solo fastidioso. Ha un sacco di punti vita, esattamente come lui. Se vi chiedete perché lui è così in basso, perché è una spugna infinita e non c'è una singola situazione in tutto il gioco in cui vale la pena ucciderlo. Stessa cosa per lui. Non c'è mai una singola volta in tutto il gioco in cui c'è una motivazione per sconfiggere un cazzo di orso. Non c'è mai. Non ti droppano niente, non ti danno abbastanza rune, sono un sacco aggressivi, fanno attacchi costantemente, ti inseguono, ti urlano alla distanza, sono solo fastidiosi. Prendono da fuoco però il fiore. Sì, ma quindi? E? E c'è uno spadone di fuoco, comunque ci mette un'ora. Mettiamoli qua, loro tre. Loro tre sono i peggiori nemici anche base, oltre a boss. Questo è un casino. Radahn è uno di quelli che non so generalmente cosa dire. Adesso lo metto in S per temporaneamente. Perché io l'ho combattuto super nerfato. Inizialmente faceva troppo male. Poi sono arrivato io, l'ho combattuto in quella fase lì. E poi immediatamente patch dopo l'hanno di nuovo buffato. Però quello che ho incontrato era giusto. Cioè quello che ho incontrato faceva i giusti danni e faceva le giuste cose. Se adesso fa più danni, secondo me è meno bello. Quindi se non so com'è adesso. Per quando l'ho combattuto, sì, no, in realtà sì, è un S. Sto pensando se era A o S, è un S. Esteticamente, pazzesco. Lore, incredibile. Arena, fighissima. Concetto differente. Puoi combatterlo con il cavallo, è uno dei combattimenti con il cavallo che secondo me è venuto meglio anche, perché non mi ha mai disaccionato troppo. Davvero fighissimo. Ma se adesso fa più danni mi dispiace come cosa, perché era uno dei boss bilanciati per me. Mi sa che se non l'ho buffato probabilmente è peggio rispetto a prima, probabilmente. Meglio di Radagon. Lo valuto per quello che ho combattuto io. Sì. Per quello che ho combattuto io è qui. Se quando fa un'altra run scopro che ti massacra, perché a me quasi comunque bisciottava con tutto. Se adesso bisciotta con tutto diventa totalmente meno interessante. Per quello che ho fatto io è S. Ho paura che l'abbiano rovinato purtroppo. Non è un boss. Dov'è l'altro troll? Dov'è l'altro troll? Qua. Secondo me l'hanno buffato perché chiunque evocava il mondo. Infatti comunque un po' lo posso giustificare. Diciamo che è fighissima l'idea del festival di Radahn, con tutta la gente che lo combatte contemporaneamente, perché letteralmente il semidio più forte in assoluto, ed è talmente forte da essere
putrefatto marcescente, ha perso la cognizione di se stesso, ma è comunque abbastanza forte da fare il culo a un'armata di persone costantemente e a tenere contemporaneamente ferme le intere stelle. Fighissimo! È una delle cose più fighe che abbiamo mai fatto in un gioco di From. Ed ha senso che sia abbastanza forte anche da evocare le altre persone per avere un aiuto. Però è bello comunque avere l'opzione di batterlo da solo, perché io l'ho goduto tantissimo a batterlo al secondo tentativo da solo. È stato un combattimento super figo. Non lo so, in futuro di sicuro probabilmente evocherò per combattere, quindi vedrò come se la cava. Il marinaio di Tibie. Sì, lui è un boss. Lui è un boss. Ne incontri credo tre nel gioco. Una Sepolcrede, una Liurnia e uno a... No, quattro. Uno ad Altus, una Sepolcrede, una Liurnia e uno a Terra dei Giganti. Quello della Terra dei Giganti non è un... Lasciano in F. Lui fa poco, onestamente. Non è da F. Non mi ha mai dato niente di fastidio. Lo metterei qua in questa fascia di boss che non hanno niente di incredibile. Sono niente di troppo memorabile, onestamente. E non hanno niente di... Diciamo, loro sono qua in parte anche perché c'hanno qualcosina di brutto, a mio parere. Lui non c'ha niente di buono, però... Ogni volta che incontri dici, ah, è il marinaio della tibia! Ah! Mi faceva ridere, quindi guadagna punti per me. Quando lo vedi girare sua gongola... Gondola. Gondola con la tibia e muoversi come lui è molto carino. Metti la mia sto Margit. Dov'è Margit? Dove cazzo ho messo Margit? No, sotto Margit. Dove cazzo ho messo Margit? Ho perso Margit. Gente, ho perso Margit. Ah, qua Margit. No, non è peggio di Margit. Per dove incontri nel gioco, Margit è pessimo. Lui è un po' troppo semplice, forse. Ah, forse meglio sta meglio qua. Perché loro due sono tutti troppo semplici. E non fanno troppo di negativo. Sì, qua è perfetto. Entrambi sono semplici, non fanno niente di troppo sbagliato. Ma contemporaneamente non c'hanno niente di che. Qua è perfetto. Sì, secondo me è giusto così. Forse metto un pochino più alto rispetto a quello che pensate voi, però... Secondo me non c'è niente negativo. Allora, Le tre Sentinel a me non fanno impazzire. Come il i Cavalieri Notturni a me non piacciono troppo. Manca Uccelli della Morte in questa tier list. Ah, è assieme a Gargoyle. Se non ci sono, sono insieme a Gargoyle. È vero, mancano Uccelli della Morte. Sono qua. Qua o addirittura qua. Così vedete meglio. O qua o qua. I Uccelli della Morte fanno cagare la merda. Fanno schifo al cazzo. Le tre Sentinel a me non piacciono troppo. Credo si possano pegare anche loro, ma non credo abbiano un timing molto sensato. Hanno un attacco particolare che mi sta sul cazzo. C'è un attacco che fanno le tre Sentinel dove fanno quella alabarda così. E dici, ah, è un attacco di alabarda. Cosa fai con la barda quando fai così? Colpisci e poi cade sul pavimento perché è pesante e cade sul pavimento, no? No. Il loro attacco fa così e poi il braccio continua. Passa attraverso il pavimento e arriva fino a dietro. Quindi non è che fanno un colpo in avanti, hanno un range mostruoso e ti fregano un sacco di volte. A caso. Completamente a caso. Quell'attacco lì è uno dei, secondo me, gli attacchi più illogici di Elden Ring. Perché letteralmente la sua arma passa ogni singola volta attraverso il pavimento e ti colpisce dall'altra parte. Cosa che logicamente io penso, ah, facendo un attacco così, quindi rimarrà o bloccato o fa un attacco verso l'avanti. No, ha un range gigantesco che mi frega ogni singola volta. Non mi piace anche il fatto che scelgono in modo arbitrario di counterarti le magie. Perché non ho utilizzato le magie. Se utilizzi contro dei stregoneri o degli incantesimi che possono tirare sullo scudo con zero frame e zero animazione praticamente e ti torna indietro praticamente un colpo che a quel punto non hai tempo di scansare, è molto cheap come cosa. E anche lui soffre parecchio di, secondo me, leggere gli input. Appena sente che stai facendo qualcosa, immediatamente ti viene vicino e ti dà fastidio. Che è fastidioso. Particolarmente perché è a cavallo e quindi è un sacco veloce. È meglio dei Cavalieri di Notte? Secondo me sì, ma di poco.
sono comunque molto simili. Considera anche quello con i fulmini? Manca uno dei fulmini, è vero? What the... perché? Cazzo, mi includi loro due? E non mi includi... Ah. Sì, contiamo... Quello dei fulmini è tecnicamente la forma definitiva. Diciamo... Utilizziamo lui come entrambi. Quello dei fulmini è sicuramente più carino, lo preferisco di più. Cioè, lui da combattere il metodo migliore è fare hit and run con il cavallo, ma è molto lento e fastidioso, perché anche lì lui è a cavallo, quindi ti... corri in questo modo qua per due ore e diventa un combattimento molto lungo, che purtroppo molto spesso i combattimenti a cavallo hanno il lato negativo che alcuni nemici possono ucciderti e one shotarti torrenti in un singolo colpo, tu cadi e poi immediatamente ti puniscono e muori nel secondo colpo ed è poco divertente. Non è né B né A né S, ovviamente. Io direi C da qualche parte. Forse insieme a Loretta. La versione meno interessante di Loretta. Mi dispiace che non ci sia quello draconiano, perché almeno potevo mettere lui più in basso e l'altro più in alto. Così faccio una via di mezzo, tecnicamente. Sì. Va bene qua in mezzo. E in questa fascia qua di nemici un po' troppo spammati, a mio parere, che c'hanno però alcuni o dei problemi o sono poco memorabili. Va bene qua accanto all'altro cavallo. Lui secondo me è peggio comunque. Non è un boss. Te vai vicino al Pumpkinhead. Non sei un boss. Te vai vicino al Pumpkinhead. Adam Thief of Fire lo metterei vicino ad Esgar. Alabaster Lord. Ah, è proprio un boss differente rispetto al campione d'Alabaster. Dov'è? Ecco di qua. Onyx Lord. Ah, c'è uno che si chiama Dionic e l'altro di Alabaster. Ma hai capito una cosa? Questo... Sì, manca anche Adula, ma... Diciamo, Adula se manca non è un problema. Allora, quando le incontri all'alto piano di... No, alla penisola del pianto, va bene. È carino come combattimento. Ma io non capirò mai il perché lui sia il boss delle... Come si chiamava? Tomba dell'eroe di Zamor? Oh, no, non era tomba dell'eroe di Zamor, era tomba catacombe di Zamor o cosa del genere. Dove... Prima del dungeon hai le rovine di Zamor, dove ne trovi 40 di loro. Dopodiché entri nel dungeon, il dungeon è anche abbastanza complesso, e poi il boss è un nemico base della zona in cui sei adesso. Senza neanche minion, senza niente. Non l'ho mai capito una cosa. Anche lui non è troppo un boss, ne incontri più... versione di lui che non è un boss che boss, quindi direi che non è un boss. Un po' fastidiosetto loro, però. Lo metto tra... anche loro qua. Vicino a Pumpkinhead. C'è qualcosina di fastidiosetto. E l'ultima è Astel. Che anche Astel, per quanto in fin dei conti ho apprezzato il fatto che ho incontrato Astel, Star of Darkness, l'ho apprezzato solo e soltanto perché avevo perso il footage e la registrazione di Astel, Natural Born of the Void. Altrimenti la mia reazione sarebbe stata: mio Dio che merda, non ha un cazzo di senso, è una puttanata incredibile. Detto ciò, il boss è lo stesso, non c'è neanche nessuna differenza. L'ho apprezzato lui. A livello design è fighissimo. È un approccio in parte a l'horror cosmico, tra virgolette, bloodborniano, ma molto diverso rispetto a Bloodborne. Perché Bloodborne non ha mai dei colori così tanto accesi. È molto più muto a livello di colori, molto più bianco e nero. Non è proprio bianco e nero, ma molto meno saturato. Lui è saturatissimo, che è strano da vedere particolarmente. Molto in questo gioco è saturato e mi piace personalmente. Una cosa che mi piace del combattimento è quando si ti trasporta via e non hai nessun modo per capire dove è finito. Perché non c'è nessun modo. Non è, secondo me, una buona idea. Però la maggior parte degli attacchi hanno senso. Ha il punto debole in faccia, che è molto facile da abusare. Ha molti attacchi molto belli da vedere. Sono abbastanza semplici da riconoscere. Io non ho capito perché fosse dentro quella galleria.
non credo ci sia una ragione. Credo che comunque verso fine gioco avessero finito il tempo. Non a caso anche per quanto io abbia apprezzato in parte la zona dei giganti è molto più lineare e molto meno open world, che ha anche senso perché sei in cima a una montagna, quindi non ha senso che ci sia uno spazio gigantesco. Però capitemi, e credo che lì abbiano messo delle cose abbastanza a caso, quindi credo che lui fosse un esempio di una cosa fatta a caso. Anche lì non ha senso che lo incontri poi con anche lo stesso nome. Se sono nomi differenti, ah vabbè, sono entrambi delle primogenie del vuoto, ci sta che ne incontri una differente, perché si sa comunque ce ne sono diverse, una attaccata a Città Eterna, una è stata sconfitta, ci sarà comunque più di una. Però entrambi si chiamano Astel, quindi l'unica cosa che puoi pensare è che, ah, quando è sconfitta la prima volta non è bastato, non è morto, semplicemente si è ritirato nell'oscurità e poi lo incontri una seconda volta. No, perché non fa quell'animazione lì, quindi non ho idea del che cazzo significhi. Probabilmente a caso e basta. Detto ciò, a me piace il mio combattimento. È non da. Direi non da. Da? Forse come l'alce. È meglio dell'Elden Beast? Maybe. Renala, maybe. Ma il famosissimo muro invisibile dei 50 e passacolpi esiste? Era un errore di sviluppo. 1A, 1B per bilanciare. Ma mettici solo quello potente. La differenza è sono i danni, non cambia nulla. Il moveset è lo stesso, credo. Non mi ricordo di visto nessun attacco differente. Sure, per me va bene in basso B. Una B per rilanciare. Ok, mettiamo questo che fa meno danni qua, visto che il gioco c'ha troppi problemi nel fare danni. Mettiamo questo qui, va bene? Così ci abbiamo praticamente allo stesso punto. Non cambia praticamente un cazzo. La presa è orribile. Dove diventano 1000 e a meno che non lo sai e corri la 100 ti uccide instant. Non ho capito se ti riferisci. Io ho scansato tutte le sue prese, non ci ho avuto neanche troppa fatica. Forse un paio di volte è capitato che mi prendessero una hitbox strana, però ogni presa nel gioco ce l'ha. Infatti mi fa strano che tutta la gente dica, ah, Godfrey è fighissimo, cioè, la seconda fase sono tanto prese e tutte hanno una hitbox strana. Secondo me va bene così. Non avrei troppo da modificare. Abbiamo 4 boss in S. Se prendessimo in considerazione tutti i boss della serie di From Software e facessimo una categoria S con tutti i migliori, non credo nessuno però ci finirebbe, onestamente. Al massimo Placidus Axe Radan per come li ho combattuti io. Male che te Radagon secondo me no. Rank A, il rank dei draghi praticamente. Sono un sacco di draghi qua in cima, poi seguito da Apostolo di Godskin, Morgoth, Spirito Ancestrale, Astel. B, sempre Astel, perché sì, potevamo. Elden Beast, che io l'ho giocata quando era stata patchata probabilmente. Renala, ma bella come combattimento. Black Knife, sempre divertente da combattere. Loretta, figo ma un po' sbilanciato. Comandante Neil, figo ma comunque sbilanciato. Rykard, figo ma c'ha dei problemi di hitbox. R3 Avatar, normale, non c'è nessun grosso problema. Un po' troppo spammato, gli fa perdere dei punti. Soldier di Noxtella, qualche attacco fastidioso ma per il resto era comunque parecchio originale e carino con combattimento. Lui è qua perché sì. Il nostro divisore sin dall'inizio della tier list, il Cavaliere del Crogiolo. Ancora adesso, vi giuro, non riesco a mettere maligna sopra il Cavaliere del Crogiolo. Non ce la faccio. È meglio il Cavaliere del Crogiolo di maligna. Qua abbiamo una sezione, lui è miglior non boss del gioco praticamente, perché non è un grande boss, però è il Cavaliere Nero di questo gioco qua e funziona davvero molto bene. Qua abbiamo la sezione di boss che dovrei rigiocare una seconda volta anche. Malenia non troppo. Malenia c'è una buonissima idea di come sia il combattimento, però Gigante di Fuoco sì, Godfrey probabilmente dovrei, Mog probabilmente dovrei.
il God's Key Noble voglio di sicuro riprovarlo per bene, perché l'ho incontrato una volta, due volte da solo, e a quel punto credo di essere stato abbastanza forte per distruggerlo. Mimic Tear carino, Patches carino. Qua abbiamo i boss forse un po' troppo spammati, che o hanno dei problemi o non hanno niente di troppo interessante, fino all'incirca a qua. Qua abbiamo dei non veri e propri boss, ma abbastanza rari che possiamo definire tali. Mog e Margit, perché non mi piace. Le Beast, che non sono fatte male, ma mi ricordano il toro di Sekiro, quindi me. E qua la F. F, sono super d'accordo con tutto quello che c'è in F. Lui è fastidioso. Lui è fatto male, secondo me. Cioè, è stupido. Stupido come combattimento. Lui è fastidiosissimo. Lui è fastidioso. Lui, la sua esistenza è fastidiosa. Offri uno spamone di merda. Godskin Quartet è una boss fight di merda. Madonna, è fastidio. Madonna, che fastidio. Madonna, che fastidio. Qua ci sarebbe anche, in questo punto qua della tier list, anche i corvi rapaci della morte, come si chiamano, i rapaci spettrali. E qua non sono boss. Lui è il peggior non boss, di gran lunga. Lui invece è il miglior non boss utilizzato però come boss. Per questo è qua in cima. Vedremo se cambio idea con la seconda run e quando arriveranno anche i DLC. Quando, non è un se, quando. Perché ci sono per forza, dai. Ci sono per forza. Lo sappiamo tutti. Alberto, grazie molto per 18 mesi prima di Elettra. Fun fact, Londra. Lo scorso fun fact era che su 13 specie praticamente tutte sono a rischio di estinzione tranne una. La Londra del fiume nordamericana, perché è stata resa domesticata da molte parti, tranne in Italia. Per questo la mia vita non potrà essere perfetta. Se fai una seconda run di Elden, che tipo di personaggio vuoi creare? Che build, insomma? Credo di voler andare in easy mode nella seconda run. Visto che mi sono reso la vita molto difficile nella prima, vorrei fare una seconda run easy mode. Vorrei provare stregoneri perché non l'ho mai provate. Non dico Comet Azzurro shotando i boss, perché non è più neanche divertente a quel punto. Però mi interessa un sacco provare l'ala di Astel, anche se è un sacco avanti nel gioco. O anche doppie katane, doppie armi, tipo doppi stocchi, doppie katane, qualcosa di simile, vorrei di sicuro provarle. E voglio provare Ceneri. Quindi questa sarebbe la mia seconda run. Poi arriverà le challenge. Challenge run, dove possiamo fare qualcosa di carino e vedere cosa ne tiriamo fuori. Secondo me comunque un metodo facile per giocare anche Elden Ring è andare full tank. Super pesanti, solo roba difensiva e scudatore in mano come arma offensiva. Credo sia un'ottima build quella lì. Penso. Placido Sas comunque come miglior boss del gioco è strano. Però concordo, cioè non riesco a mettere Radan sopra, secondo me. È un po' intercambiabile, secondo me, Placido Sax e Radan. Dico solo sanguinamente. Sì, ma un po' l'ho utilizzato comunque sanguinamente nella mia run. Non voglio farlo di nuovo. Quella build si chiama The Wall. Secondo me The Wall è molto forte. Comunque, a questo punto qua siamo in live da parecchio tempo. Ho ancora delle cose da fare stasera, tecnicamente. Basta? A che vogliamo fare un raid per concludere? Today. C'è Agostino in live? Non ha il COVID? Perché cazzo è in live? È stato positivo? Ah, forse non c'ha sintomi. Ah, c'aveva pure un po' di febbre. Vabbè, sta bene. Ottimo per lui. Facciamo un raid Agostini. Che non capita mai troppo spesso di incontrarlo in live, contemporaneamente a noi. E talmente è diventato un caramato. Però è figo quello lì. Secondo me è figo come build. Bisognerebbe provare anche quella lì. In ogni caso, gente, buonanotte. Ci vediamo domani con non so cosa. Domani esce un video sul canale, se tutto va bene. E per il resto, basta. Buonanotte a tutti. Ciao! Bye! Minchia, 3 ore e mezzo, ho messo 2 ore e mezzo a fare la tira.